Io non so perché, ma ho la sensazione che tu mi stia guardando. E allora ascolta, la gente qui ti chiama mostro, maniaco, belva. In collegamento Valerio, scrivo ovviamente. Buonasera a tutti. Buonasera Valerio. Buonasera. E poi chi c'è? Presentaci tu. Allora, poi abbiamo Emanuele Sant'Andrea. Ciao, buonasera a tutti. Marco Corigliano. Buonasera a tutti. E abbiamo una guest star direttamente qua in studio. Che è? Si presenta. E Tusco Viola. Buonasera, sì, Etrusco. Ora... No, buonasera, buonasera a tutti. Ora, un grande buonasera, Etrusco. Stella, ciao, addirittura, tipo. Una stella. Eh beh, stella ospite. È una guest star. Stella ospite, vuol dire. Assolutamente sì, lo so. Ma diciamo un ospite. Un ospite di un certo peso, perché te sei riconosciuto praticamente a livello globale come il papà di tutti i mostrologi. Addirittura. No, l'ho letto l'altro giorno, sono rimasto un attimino un po' così, però questo è quanto. Con i miei modesti mezzi. Vabbè. Il microfono un pochino più vicino. Così. Avessi saputo che c'era, che c'eri, Simone, sarei venuto anche io oggi a Firenze, guarda. Ecco, vedi? Vabbè. Ma io mi sono sempre piaciute le improvvisate, capito? Hai ragione, quindi non potevo saperlo. Vabbè, Poi dicevo, c'è un altro che ci ascolta, un uomo misterioso. Che eccoci. Al momento ci ascolta e basta, non so se interverrà. Se interverrà lo riconoscerete, però sappiate che ci ascolta. Eccoci. Ok. Chiederei a Vera, per cortesia, di darci il numero di telefono e anche il WhatsApp. Allora, vai Vera.
aspetta il viola, qua, eccolo qui, vai. Quindi per chiamarci fate il 055 24 77 985, o per mandarci un WhatsApp 347 83 40 042. Grazie. Grazie a te, Vera. Si può iniziare, Daniele? Certo, siamo già in onda, ovviamente. Ok, no, non so se magari vuole farci prima un'introduzione Simone, dato che è lì e tu scubiola. Ha voglia, penso sì. Sì, ma l'introduzione riguarda l'argomento di stasera? Sì. Che se non erro riguarda la famosa pistola di Cicci. Eh beh, sì, esatto. Cioè, non abbiamo nemmeno incominciato a partire. E già ci sono le telefonate. Subito linee roventi. Sentiamo, va. Pronto. L'introduzione. Ora... Buonasera, ciao, sono Deborah. Ciao. Ciao Deborah. Ciao Deborah. Ciao. Ciao. Deborah. Ciao. Ciao. Ho telefonato subito perché ho visto Etrusco Viola sia in diretta su YouTube. Eccoci, vedi? E l'ho sentito. E allora, bravo. Siccome è tanto tempo che io cerco Etrusco Viola, allora volevo avere l'occasione di chiedergli una gentilezza. Sì. Etrusco Viola, bravissimo con i tuoi video al canale YouTube, però per coloro che non sono fan della Fiorentina o di calcio, trovare i video sul mostro sul tuo canale YouTube è come cercare un ago nel pagliaio. Allora, Etrusco Viola, perché per piacere sul tuo canale YouTube non fai delle liste separate di video, mostro di Firenze di qua, vabbè, sì, la Fiorentina e il calcio di là? Liste distinte. Sì, beh, in realtà io sul calcio non ho più fatto niente ormai da forse 2 anni, non so. Però... molte orari sono i video sul calcio, perché mi sono assolutamente stufato, anche se io nasco, ora se si può fare questa digressione, io nasco a TVR negli anni 90 come commentatore sportivo, così per caso, proprio, per incidentalmente, insomma, nasco in quel. Poi dopo, chiaramente uno invecchiando, il tempo passa, come dire, si sposta verso altri argomenti e verso altri interessi, insomma, diciamo, il pallone prima o poi si sgonfia, no? Eh beh. Ho capito, allora sgonfiamolo, separiamo i video del mostro da quelli della Fiorentina, perché io non seguo il calcio, se voglio vedermi un video sul mostro di Etrusco Viola devo diventare matta. No, e cioè, hai ragione anche se io non ho mai fatto questa... separazione, insomma, dei vari per argomento dei vari video, perché appunto un po' sono sfasicato, ecco, un po' c'è carenza di tempo, libero, va bene, ho capito, libero. Anche se l'ultimo periodo con la clausura di tempo ce n'è stata assai di più. Però insomma, non ti sto qui a dire come ho impiegato il tempo io in clausura, perché insomma... No, non voglio arrivare a tanto, no, lasciamo un velo di mistero, dai, Etrusco Viola. Grazie comunque. No, poi una domanda invece, se interverrà, se si farà sentire una richiesta per Emanuele Sant'Andrea, perché... nell'ultima puntata in cui Emanuele Sant'Andrea ha partecipato, ha lanciato questa idea di queste foto che poi sono state diffuse su Facebook, e però non lo so se Emanuele Sant'Andrea ne è al corrente, ma le foto di cui parlava lui io ho scoperto quasi subito che erano state abbondantemente pubblicate in una galleria sulla testata Ok Mugello tempo prima, e questa galleria di foto è interessante, ma non dice niente, perché non se ne sa né la fonte, né l'autore, né la data, per cui queste foto scattate sul luogo del delitto di Signa non si sa
in base a cosa si può dire che sono state scattate il giorno dopo il delitto, due giorni dopo il delitto, una settimana prima? Questa cosa non si sa e non si può dire, perlomeno in base alle informazioni disponibili. Per cui volevo incoraggiare Emanuele Sant'Andrea a darci maggiori dettagli su provenienza, su datazione di queste foto e su come mai ha proposto di diffondercele. Grazie. Ma ti spiace rispondere dopo, faccio prima una breve introduzione. Certo, certamente, sì, va benissimo. Grazie e buona puntata a tutti. Vi ascolto. Ciao, grazie. Ciao. Emanuele, ci sei, vero? Certo, sono qua. Ah no, perché non ti vedevo. Allora, innanzitutto volevo fare una dedica questa sera. Volevo dedicare la nostra puntata a Vic White, che è il nostro, in questo momento sì, siamo tutti in qualche modo, come dire, siamo tutti in collaborazione con lui. Quindi lo ringraziamo per questo progetto che sta portando avanti di Occhio Ragazzi. È il nostro Hitchcock in questo momento. Ecco. Detto questo, la puntata di questa sera è una puntata, io la definisco speculativa, perché interesserà forse chi crede nel serial killer solitario, ma è entrato nelle indagini. Perché? Perché le varie teorie hanno, diciamo, pregi e difetti tutti quanti. La pista sarda è una pista che si basa molto sulle carte, quindi una verità che va cercata assolutamente sulle carte, e bisogna dare un nome, che può essere Salvatore Vinci, Francesco Vinci o qualcun altro, bisogna trovare una verità all'interno delle carte. E quindi è una ricerca che si fa soprattutto sui documenti. I compagni di Merente non hanno bisogno di fare ulteriori indagini, perché loro ce l'hanno già, le indagini sono state concluse, c'è stato il processo, ci sono i condannati, però hanno un problema, che sono i famosi tre delitti rimasti risolti. E quindi forse dovrebbero indagare di più su questi delitti. Quindi io invito la prossima volta magari a parlarci anche di questi delitti nel contesto di questa teoria. Noi invece, che crediamo nel serial killer solitario, noi siamo gli unici che qualunque piccola notizia cerchiamo di svilupparla in tutti i modi. E devo dire che siamo gli unici che siamo alla ricerca di questo serial killer, perché noi non siamo solo studiosi, noi siamo anche ricercatori. Magari stiamo facendo una ricerca inutile se hanno ragione gli altri, però se non avessero ragione ci siamo rimasti noi. Questa sera noi parliamo di una famosa pistola, di un famoso ritrovamento di una pistola avvenuto qualche tempo fa. E magari la storia ce la spiega un po' Emanuele Sant'Andrea. Sì, prima di Emanuele però sì. Abbiamo un'altra telefonata, cioè okay. È incredibile, okay. Però è così. Va bene. Pronto? Pronto? Sì, sono su Florence International Radio. Certo, in diretta. Salve, sono Beatrice. Allora, intanto io chiamavo per salutare Simone, perché... Ciao. Ciao Simone. Tutte donne. Come? Evviva! E gli volevo dire a Simone, scusate se vi interrompo un attimo... Guarda, se mi accompagni al convegno sul mostro a Firenze, ti offro la scena. Pure. Eccoci. Oh, vai. Una dichiarazione in diretta. Vai. No, mi toccavo sempre a pagare a me. Niente, un saluto a tutti, siete bravissimi. Oh, e poi volevo chiedere semplicemente una cosa. Tempo fa, non so se vi ricordate, ha chiamato quel certo Amilcare, sì, inquietante. Sì, molto inquietante. Non si è più sentito, penso, vero? Perché non ho sentito altre. E aveva lanciato questa cosa del carabiniere, che era amico di Facciani, perché poi, insomma, nella vicenda entrano più di un carabiniere. Volevo sapere cosa ne pensate un po' tutti di questa cosa. Beatrice, scusami. Beatrice, vero? Sì, Beatrice. Ciao, Valerio. Ciao. Diciamo così, ora questa è una domanda che ci porta un po' fuori argomento, la sì, tratteremo alla fine, se non ti dispiace, certo, perché non siamo neanche entrati ancora nel nostro argomento. Infatti ora vi lascio parlare,
Brava. Però questa domanda la teniamo da parte, poi magari ne parliamo. Ma mi hai detto che nel corso del, diciamo, della conversazione magari ti rispondiamo indirettamente, tutti quanti. Va benissimo. Grazie, un bacio a tutti. Grazie a te. Grazie mille. Grazie. Grazie mille, ciao. Quindi dicevo, se Emanuele ci fa un po' una storia di questa pistola e poi ne discutiamo. Ma su questa pistola sappiamo che è stata trovata nell'agosto del 2016 da una famiglia che stava diciamo facendo una giratina sulle rive di un torrente, il torrente Ensa. E la pistola è stata presa in seria considerazione dalla procura. Io di più non posso dirvi, però. Dove è stata trovata la pistola? Nel Bugello, giusto? Sì, allora siamo sul torrente Ensa, che è un torrentello che finisce nella Sieve. Questo torrente, il punto preciso, siamo a nord della Madonna dei Tre Fiumi, ma siamo a sud di Razzuolo. Siamo in prossimità di una località che le persone del posto chiamano le Tre Curve. In che comune siamo, scusami? Borgo San Lorenzo. Ufficialmente siamo a Borgo San Lorenzo. Come è stata trovata questa pistola? Perché il titolo della trasmissione è La pistola spiaggiata, perché mi sono un po' rifatto ai poveri animali che li troviamo spiaggiati, le balene, i delfini, le orche. È stato trovato, mi sembra, sulle rive di un torrente, no? Proprio sulla riva, o sbaglio? Sì, allora, questo te lo posso dire, è stata trovata sulle rive di questo torrente da una persona che poi l'ha consegnata ai carabinieri. Marco! Ci sei, Marco? Come Valerio, certo, sì. L'altra volta, perché noi questi argomenti li abbiamo già sviluppati fra di noi tantissimo, mi parlavi di una, in questo caso, quando una pistola viene trovata in questo modo, avevi usato un termine tecnico che ora però mi sfugge. In relazione a quale aspetto? Un tipo di pistola che viene trovata in questo modo, non so che termine avevi usato tu. Di scavo, qualcosa del genere. Ah, sì, no, ma quello era un riferimento, però sì, ho capito adesso. Quello era un riferimento alle armi che vengono ritrovate, specie poi, ecco, inerente alle armi della Seconda Guerra Mondiale. Noi abbiamo avuto ovviamente la guerra in casa, quindi il conflitto ha lasciato sul nostro territorio tutta una serie di armamenti più disparati che ogni tanto riemergono. Tuttora, anche nel 2020, quindi capita spesso magari di trovare fucili, pistole, addirittura bombe di ogni tipo. E parlavo del fatto appunto che queste armi da scavo, ovviamente poi negli anni l'ossidazione, quindi la corrosione, le rende assolutamente inservibili, perché comunque la terra mangia acciaio, quindi anche in poco tempo. E quindi, ecco, in relazione poi al discorso di quest'arma ritrovata, io ovviamente, ecco, questo è importante dirlo, perché anche Emanuele, ne abbiamo parlato con te, con Emanuele, di questo aspetto. Noi non sappiamo in che condizioni è quest'arma ritrovata. Sappiamo appunto, come diceva Emanuele, che viene ritrovata sulla riva di questo fiume, non abbiamo idea se sia stata gettata lì o se sia stata ritrovata lì. Può aver fatto un percorso come non... Può essere stata gettata lì 6 mesi prima, un anno prima, come magari anche 20 anni prima. Ovviamente, ripeto, questo può essere, questo ovviamente è pertinente col discorso di prima, quindi il livello poi di ossidazione dipende anche dalla permanenza che ha avuto, al contatto che ha avuto con l'acqua, col fango, da tutta una serie di fattori che adesso non starò a dire, che però comunque possono avere inciso su quello che poi è un aspetto fondamentale, primario. Io leggevo qui per esempio su un articolo che mi avete mandato che la problematica potrebbe essere quella appunto dei numeri di matricola, perché sembra appunto che non sono leggibili per via dell'ossidazione, però questo personalmente non mi sembra plausibile, perché allora diciamo che ci sono delle tecniche per recuperare anche le matricole a brasi, quindi non credo che l'ossidazione possa aver provocato un danno tale. Poi tutto è possibile,
Però scusami Marco, scusami, sì. Ma non può essere che il proprietario di questa... Perché parliamo di questa pistola? Scusami se faccio una piccola parentesi. Io avevo letto sul giornale che erano arrivati alla conclusione che questa non poteva mai essere la pistola del mostro. Almeno era un trafiletto di giornale, ma forse non è esattamente così. Forse non si è arrivato a una conclusione, non si sa se... potrebbe essere come potrebbe non essere. Comunque è una pistola Beretta calibro 22 serie 70, giusto? Trovata nel Mugello, per cui attira il nostro interesse questa pistola. Certo Valerio, ma la domanda era questo, scusami Marco, sì. Scusami, non ti volevo prego, dire. Prego. Ma non potrebbe l'autore, scusami, il possessore di questa pistola aver cancellato il numero di matricola? Non il fiume, lui. Allora sì, nel senso ovviamente queste sono tutte cose che noi non sappiamo perché c'è un segreto istruttorio, c'è un'indagine in corso, certo. Quindi noi possiamo fare delle ipotesi. Quello che stavo dicendo è che può aver fatto anche questo, cioè ovviamente può avere obliterato i numeri di matricola, che è una pratica abbastanza comune, specie negli ambienti di malavita, serve appunto per non far risalire appunto all'origine dell'arma e quindi a un eventuale reato connesso alla stessa, che può essere un furto, una rapina della stessa. Però ripeto, ci sono delle tecniche, adesso spiego un attimino in maniera breve, senza entrare troppo nel tecnico, per recuperare, diciamo, queste matricole. Allora, fino ad alcuni decenni fa, quasi tutte le armi da fuoco, e quindi anche ovviamente quella che ha utilizzato l'omicida per tutti i delitti, erano matricolate con la classica punzonatura a pressione, cioè ovvero tramite l'urto di un martello oppure di un torchio veniva impresso il numero sull'acciaio dell'arma. Tale procedura favorisce una dislocazione plastica degli strati di metallo periferici ed anche una modificazione della densità di essi. Quindi che succede? Che dopo i tentativi di cancellazione che avvengono generalmente, poi vabbè, c'è chi fa con la lima, chi va col trapano, con la presa, insomma, si crea una asportazione di questi tratti superficiali. Però difficilmente si riescono a cancellare o modificare anche la struttura intima del metallo che si trova, diciamo, più in profondità. Quindi, diciamo, se non fai un lavoro proprio profondo, profondo, diciamo, poi questi numeri possono essere recuperati, si possono far riemergere, per così dire. Ci sono poi diverse tecniche, adesso non le sto, diciamo, a spiegare tutte, comunque adesso utilizzano principalmente il metodo elettrochimico. E quindi ripeto, credo che la problematica non sia concernente tanto il numero di matricola, che a mio parere, a meno che non c'è stato veramente una asportazione veramente importante della parte metallica, può essere stato recuperato. Credo che la problematica sia in quello che poi è l'aspetto più importante, perché la matricola ci può dire effettivamente a che epoca risale. Quindi ovviamente se è una pistola che ne so che è stata costruita a Beretta modello 70 dell'83, è chiaro che è un'arma che non ci interessa nel nostro caso. Se invece risultasse essere stata fabbricata nel 65, nel 66, nel 67, allora già lì il discorso cambia. Però l'aspetto più importante, come dicevo prima, è quello concernente gli esami comparativi. Che significa? Io già avevo spiegato che esistono l'esame comparativo può rivelare vari aspetti dell'arma, cioè aspetti identificativi di classe. Quindi un proiettile o un bossolo ci possono indicare il modello dell'arma, quindi per esempio ecco, appartenente alla serie 70 Beretta, ma possono indicare anche l'arma specifica appartenente, quindi c'è l'arma nello specifico che si differenzia da tutte le altre dello stesso modello, specie all'epoca dove appunto le lavorazioni non erano così moderne, quindi c'erano delle differenze che erano individuabili. Ora, il problema qual è? Il problema è che se il livello di corrosione, di ossidazione è andato a intaccare in maniera importante la canna, quindi le rigature, andare a intaccare l'espulsore, l'estrattore, il percussore, ovviamente questo rende molto difficile fare l'esame comparativo, cioè nel senso identificare se sia o meno l'arma utilizzata per tutti i delitti del mostro. Sempre che si riesca a far effettivamente tornare operativa quest'arma, perché è anche possibile che quest'arma poi, diciamo, sì, si può fare un lavoro di restauro, però insomma bisogna sempre vedere la condizione.
Quindi ho fatto una domanda, Marco, scusami, te l'ho chiesto io, se tu fai un calco della canna, no? Di questa canna della pistola, no? Le vede le ligature? Ma forse non si può fare un confronto con i boss, con i boss finché non viene sparato, sì, Valerio, sai che c'è il problema, ripeto, la canna, si possono fare diverse cose, il problema è purtroppo sempre vedere se questa arma è rimasta, non lo so, nel fango per 10 anni, ipotesi, e purtroppo il livello di corrosione ha intaccato in maniera importante cioè il problema non è farla sparare o fare un calco, il problema è cercare di capire se effettivamente il livello di corrosione è stato tale da eliminare eventuali segni segni caratteristici che portano, diciamo, a identificarla o meno. Marco, perché... Marco, sì, scusa, ma non si può fare una ricostruzione in 3D di quello che è rimasto? Una ricostruzione in 3D, sì, nel senso... cioè, con le tecniche di oggi, per dire, quella no, di due anni fa o tre anni fa, l'hanno fatta sparare comunque... Ma guarda, il problema non è... Allora, far sparare si può, cioè, nel senso... Ripeto, è come se tu hai, non lo so, facciamo finta che tu hai una fotografia, no? Sì. Io, che ne so, brucio la metà bassa della foto. Tu non sai cosa c'era in quella foto. Tu puoi anche ricostruire la foto, farci, che ne so, gli avalli bianchi sotto, tutto quello che vuoi. Certo. Ma l'originale ovviamente è stato bruciato, quindi se non c'è la parte sotto, tu non sai che cosa rappresentava la parte sotto. È inutile ricostruire, perché tu lo ricostruisci a modo tuo, non com'era. Quindi ripeto, la problematica può essere questa, quindi per quello dico, bisogna vedere. Tra l'altro io ho letto pure anche qui, bisogna cioè, vedere. Marco, non è il software che ce la fa a ricostruire la meccanica e la forma? Ma no, perché come ho detto prima, sono delle differenze infinitesimali che danno poi la differenza tra un'arma dello stesso modello e un'altra. Quindi che tu vai lì a ricostruire, a che ti serve? Nel senso che sì, tu puoi anche rifare la canna magari da capo a nuova, però non ti serve, perché tu devi vedere com'era la canna prima. Non so se mi spiego. Cioè sono chiamiamoli non difetti, diciamo, dei tratti distintivi tra una canna e l'altra, perché poi adesso non sto entrando troppo nell'argomento. Però diciamo, ecco, se queste differenze sono state corrose, sono state, diciamo, cancellate, non le puoi ricostruire perché non sai com'era, appunto. Quindi, ripeto, bisogna vedere in che condizioni era quest'arma. Ma se è rimasta una piccola forma, chiamiamola così, no? Per farti un esempio, il percussore, no? E ricostruendola e facendola tornare fuori, non si può vedere il percussore, dov'era, come colpiva, eccetera? No, ma il problema non è... Allora, ripeto, se andiamo sulle caratteristiche di Gla, allora, questi aspetti... Io, a parte, leggevo pure, non so, anche qui, ripeto, sono fonti giornalistiche, quindi certo. non so quanto attendibili o meno. Qui si parla di un percussore addirittura che è stato rimosso o è stato alterato, non so cosa sia stato fatto, se sia stato rimosso, se l'hanno proprio limato o quant'altro. Tranciato, Manuele? Ok, sì, ecco. Questo lo possiamo dire. Percussore tranciato, se è tranciato... Cioè, Emanuele, tranciato quello della calibro 22 che ha colpito? No, quella di Ronta ha il percussore tranciato. Perché ci interessa questa pistola? Perché comunque deve essere una pistola sporca. Vabbè. Si presume. Valerio, indubbiamente. Ecco, il problema è siccome lì ci sono stati due duplici delitti nel 74 e nell'84, è stata spedita anche la lettera della Monica. Sì. Il dubbio che potesse essere, del resto l'hanno avuto anche i magistrati, non so se ce l'abbiano ancora questo dubbio, perché finché... Guarda, Valerio, faccio una piccola parentesi, sì. Anche se non fosse stata sporca, lo è diventata nel momento in cui, tra virgolette, sporca, lo è diventata nel momento in cui è stata gettata via in quel modo lì. È quello, sì, appunto, perché uno getta una pistola? Perché dovrebbe gettare una pistola in un... Poi se poi ne parliamo, di motivi per i quali poi sono vari, noi ricordi l'avevamo fatto questo discorso. Sì, infatti tutte le speculazioni le abbiamo fatte su questo.
perché uno butta una pistola nell'aria? Come dici tu, giustamente non possiamo sapere neanche quanto tempo fa è stata buttata. Teoricamente, scusa Marco, ora te la butto lì, la pistola è stata trovata nel 2016, potrebbe essere stata buttata anche nell'85 questa pistola? Sì. Ma ripeto, assolutamente sì, ripeto, ci sono armi, io ho visto delle armi della Seconda Guerra Mondiale che sono state recuperate da, appunto, da, dal terreno, dal letto dei fiumi, quindi sì, perché no? Sì, ripeto, come dicevi, ma sarebbe stata, scusami, ma sarebbe stata una promessa in maniera allucinante. Probabilmente sì, ma ripeto, noi non sappiamo, io non ho visto le foto. Scusa di Marco, ma forse, non so se dico una stupidaggine, forse nell'acqua di mare, che è acqua salata, forse nell'acqua dolce avrebbe avuto meno, o mi sbaglio? Allora, l'acqua comunque, salata, come dicevi, che si può creare una sorta di capsula sul letto del fiume, vero? Sì, può succedere, questo si è verificato una volta, diciamo, in cui sì, è vero questo. Ma allora, poi sempre, bisogna sempre prendere con le pinze, nel senso capsula, perché ovviamente un'arma che, ripeto, è a contatto col fango, con la melma, con l'acqua, anche dolce, per anni, ovviamente è chiaro che non... lì è tutto, diciamo, è tutto un discorso soggettivo. Ci sono delle armi da scavo che, tra virgolette, dico tra virgolette, ne sono uscite, diciamo, anche benino rispetto al tempo che hanno passato, diciamo, sepolte, seppellite. Ma le armi, scusami Marco, non so se lo sai, ma quando vengono prodotte anche con qualcosa antirugine, per cui possono essere preservate per anni? Guarda, gli acciai sicuramente si tende a costruirle con degli acciai che hanno una resistenza, ovviamente presentano tutta una serie di caratteristiche anche, diciamo, sull'aspetto dell'ossidazione, sono leghe, però ripeto, è ovvio, un'arma, vedi, io l'ho sempre detta questa cosa, tu puoi avere un'arma anche di 100 anni, che se l'hai detenuta in un certo modo, la coccolata, tra virgolette, può essere ancora può essere perfettamente funzionante. Però ripeto, il momento in cui poi entra a contatto con l'acqua, entra a contatto col fango, entra a contatto con tutta una serie di elementi presenti nel terreno, lì poi è chiaro che è tutto, come dire, scusami, io facendo l'antennista da tanti anni a questa parte, ti posso garantire che l'acciaio zincato praticamente dura in eterno, e l'acciaio inox anche. Ma dove, Daniele, però questo? Dovunque, io ho delle chiavi fisse che ho da 40 anni. Io ho trovato dei pali sui tetti che sono lì da 50 anni e sono arrugginiti, ma non perché hanno preso ruggine, ma semplicemente perché i bulloni che li tenevano fermi erano arrugginiti. Ma poi... non stavano dentro il terreno, però. Ma cavolo, te stai a 50 anni, guarda, a pioggia. Dopo ti mando una foto di un Thompson del millennio della seconda guerra mondiale americano, un calibro 45, che è stato trovato sepolto dalle parti di... Ma dipende con che materiale l'ha fatto, capito? Ah, e adesso i materiali dovrei andarmeli a guardare, però ti assicuro, insomma, guarda, le armi militari soprattutto vengono costruite con la concezione che ovviamente il soldato non è che può stare lì ogni 3 secondi a pulire e asciugare l'arma. Certo. È chiaro che vengono testate, queste leghe vengono testate per essere... Devono durare nel tempo. Perciò, esatto. Però ripeto, se tu prendi un'arma, la metti nel terreno, capito? Dopo 2 mesi, 3 mesi, valla a riprendere e ti faccio vedere io che cosa di lei cosa è diventata. Allora, io ti trovo dei pali sui tetti che hanno 50 anni e sono intatti. Io ti trovo delle armi che hanno 50 anni e c'è rimasto proprio il moncherino, cioè veramente sì, sembra, ma perché sembra quello era ferraccio, però guarda, la prossima volta vado sul tetto, ti mando una foto. Un palo è qualcosa, diciamo, che ha, come dire, è diverso, no, il discorso. Un'arma ha delle parti meccaniche piccole, diciamo, è insomma meccanica di precisione, quindi poi a livello di corrosione, adesso poi anche lì è molto soggettivo, qui stiamo facendo tutta una serie di speculazioni, certo, perché poi non è che è possibile stabilire, non c'è un criterio scientifico che stabilisca quanto ci metta un'arma a ossidarsi in un certo modo, cioè, tutta una serie di fattori che poi influenzano questo aspetto.
però ripeto, purtroppo le armi da scavo che sono tali, sono difficili da riattivare, e ancora più difficile ovviamente stabilire nel momento in cui si riesce a fare un esame comparativo. Però con la precedente calibro 22 sono riusciti a fare la prova di sparo, e non quella di Potenza. Simone Potenza? No. Ma in Basilicata mi pare che fu Potenza. Sì, sì. In Basilicata venne fatta la prova di sparo, nonostante fosse decisamente antiquata. Bisogna vedere il problema. Non è il tempo, il problema è Marco, mi pare che quella pistola era conservata da qualche parte, non è stata trovata. Ma se un'arma viene trovata, guarda, no, io parlo quella di trovata a San Casciano in piazza. Poi dopo ne è stata trovata un'altra più vicino qua. Nel prato a Firenze Nord, ma tanto questo io non lo so. Quando c'era sul giornale poco tempo fa, è di un anno. Tu parli di quella, come si chiama? A Tavernelle, esatto. Quella lì è di un anno fa, quella precedente è di 2 o 3 anni. Ed è stata fatta la prova di sparo ed è stato provato che non era quella, però era una calibro 22, sì. Beretta. Sì. Sì, ma se il livello di conservazione ovviamente è un'arma che ripeto, anche trovata all'aperto, proprio bisogna vedere quanto tempo è rimasta comunque soggetta a intemperie, però ecco, ripeto, tutto sta dipende dal livello di conservazione. Ripeto, un'arma conservata in un luogo chiuso può rimanere lì anche per 50 anni se non è soggetta a fattori che portano all'ossidazione, che portano comunque a fare la corrosione, può essere tranquillamente ripristinata in maniera molto veloce. Ripeto, quando purtroppo, come dicevo prima, l'arma è a contatto con l'acqua, a contatto con col terreno, la cosa diventa molto 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 più difficile. Quindi ripeto, bisogna sempre vedere, le foto. Se noi avessimo delle foto di quest'arma potremmo ovviamente già da quello capire tante cose. Ovviamente non avendole, come dicevo prima, facciamo solo una serie di considerazioni ipotetiche. Dicevo Marco, noi parlavamo, no? Ovviamente ci pensiamo tutti che potrebbe essere la pistola del mostro, dato che viene trovata lì. Tra l'altro questa zona, se non sbaglio, la ronda, ha a che fare col mostro, almeno con le indagini sul mostro. Mi sbaglio, Emanuele, o c'ha a che fare Vigilanti con questa zona qui, la madre di Vigilanti, o mi sto sbagliando io, lo ricordo male? Di Vigilanti non possiamo parlare perché è attualmente indagato, quindi, però la zona è sicuramente molto interessante e io non la escluderei, perché comunque anche se questa pistola fosse con un numero di serie incompatibile con i delitti seriali del mostro di Firenze, non escluderei però la possibilità che ci sia stato uno scambio di parti, perché in fondo quello che ci viene fatto trovare di questa pistola è un percussore tranciato, che è proprio quella parte delle quattro che Iadinito e tutti gli altri periti che hanno lavorato alacremente per identificare l'arma del mostro indicano come fortemente indicativa, scusate il giro di parole, per identificare l'arma dei delitti. Questa è una 71 ed è in lega. Abbiamo la certezza, Io penso che di che cosa? Che sia in lega? Beh, no, io credo che Emanuele si riferisca a mia... Tu mi hai fatto una domanda oggi, poi ne parlavamo, a quello ti riferì Emanuele, a quella cosa che mi hai chiesto oggi pomeriggio al telefono, al percussore, quel discorso allora, lì. Sì, no. Rispondo prima a Daniele. Sì, questa è in lega, perché come giustamente diceva Marco, della serie 70, che sono una serie di 6 modelli che escono contemporaneamente nel 58, ce n'è una che è la 70, che è in acciaio e va in un calibro tutto suo, va per le forze di polizia. Quindi uso, potremmo dire, paramilitare. Sì, la forestale. Mentre, sì, la forestale, la polizia municipale e non solo. Perfetto. E poi invece, Browning. Mentre le altre 5, la 72,
scusate, la 71 fino alla 6, 76, sono in lega. Queste qui escono con il 22 Long Rifle, che è un'arma, che è un calibro, come dire, più contenuto, quindi costano anche meno comparate alla prima. La prima è una pistola di ordinanza. Di questa di Ronta, se almeno ci sono cose che si possono dire, cose che giustamente, però molto probabilmente se gli inquirenti si sono interessati così tanto a questa pistola, è evidente che si tratta di una 71. Ed è molto probabilmente anche evidente che l'anno di fabbricazione di questa pistola potrebbe anche essere in qualche modo compatibile con i delitti del mostro di Firenze. Scusa Emanuele, che tu sappia, ma ci sono cartucce in questa pistola? Cioè, è stato trovato con le cartucce o senza cartucce? Oh, nell'ultima, no? Valerio, quella sì, tornata, trovata a Tavernelle, c'era il caricatore con i proiettili serie H. Ah, questo era scritto sulla Nazione? No, ma sai Daniele che io non credo ai giornali in questa storia, quindi c'è una telefonata, ma comunque a cosa dobbiamo credere allora? E bene agli investigatori, perché se crediamo ai giornalisti torniamo indietro di 50 anni. Certo, vabbè, quello però sì. Io a questa domanda non posso rispondere. C'è una chiamata, un attimino. Pronto? Radio Florence? Sì? Ciao, mi chiamo Omar, ti chiamo da Brescia. Come? Ciao Daniele, mi chiamo Omar, ti chiamo da Brescia. Sì, ti sento molto lontano, prova a alzare la voce. Ma sei Omar Bacis? Sì, ciao Valerio. Ah, ciao, ecco. Omar. Ciao Omar. Vincendo la mia proverbiale timidezza, ho deciso di chiamarvi perché state parlando anche di quello che è il mio lavoro. Sì. Dovresti parlare un po' più forte. Però Omar, parla più forte perché ti sentiamo veramente bassissimo. Ma ho problemi col telefono. Ecco, ora va meglio, va molto meglio. Ho tolto il vivo a voce. Bravo. Allora, volevo fare alcune... Però alla radio siete più tardi perché non vi sento. No, c'è un ritardo di circa 40 secondi. Ah, ok, quindi mi riascolterò in replica. Allora, volevo fare alcune... Io sono Val Trumplino per la precisione, quindi se siete informati è la zona delle armi di Brescia. Sì. Mi sentite? Sì, sì. Sì, 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 ti sentiamo. Ecco, volevo fare una precisazione anche... Marco prima parlava della matricola, lui ha detto una specie di torchio. In verità le matricole fino a pochi anni fa venivano fatte più che un torchio, è un sistema chiamato la rullatrice, visto. Sì, sì, ma vedi, Omar, ti chiami? Io diciamo, ho cercato di dare un'idea più che altro, diciamo, generica per far capire un pochettino, capito? Poi sì, ovviamente sono tantissimi sistemi. Comunque continua, scusa. No, ci mancherebbe. Praticamente il sistema del funzionamento era uguale a quello del timbro con la data. Avete presente il timbro quando cambi i numeri? Sì. Ecco, tu cambiavi il numero e il sistema era quello. Oggi invece si usa una marcatura con un macchinario laser che lo imprime scrivendolo. Esatto. Adesso si usa il meccanismo laser, però ovviamente noi ci riferivamo a armi appartenenti appunto al periodo di nostro interesse, che è quella appunto dell'arma di morso, quindi parliamo degli anni 60. Sì, se non ho capito male, si parlava di un'arma prodotta nel 58-59, almeno dovrebbe essere. Dunque, l'arma che interessa a noi nello specifico, e qui Emanuele sicuramente può confermarlo meglio di me, credo che sia stato identificato l'anno di produzione del 64. Sì, precedente all'omicidio di Signa, quindi. Sì, in quel periodo lì sicuramente l'arma è stata matricolata con quel sistema lì, cioè non c'è ombra di dubbio. Quello è, come dicevi tu, si va a imprimere il numero e schiaccia deformando il materiale. Poi sul recuperarla, io non lo so, poi come sempre dicevi tu... Ma tu, scusami, ma tu lavori per la Beretta, no? Perché mi è venuto questo dubbio a me adesso. Sono dipendente di una grossa fabbrica d'armi.
Ok, va bene, non approfondiamo perché hai detto Brescia, quindi no, va bene, da me ce ne sono tante. Però... Sì, no, però va bene, ma non, infatti non voglio entrare, come dire. Rimaniamo così. Poi io so che Valerio prima aveva detto del trattamento, allora le pistole all'epoca, se non ricordo male, oggi vengono verniciate con una vernice che è molto simile al teflon, quello delle padelle, per capirci. Ok? Mentre all'epoca le armi subivano un trattamento, subivano, che sembra una parola esagerata, subivano la brunitura, mi pare che fosse. Sì, brunitura, esatto. Sì, penso che la serie 70, ma volevo chiedere anche da che stiamo parlando, che sono intervenuto, ma siamo sicuri che fosse una 74 o non c'è mai stata... No, guarda Omar, su questo il discorso è veramente, non si è sicuri di niente, diciamo che gli inquirenti a un certo punto si sono orientati più che altro verso il modello 71, però non abbiamo delle certezze sul modello specifico appartenente alla serie 70. Aspetta, perché dovrei guardare, adesso non le ricordo tutte. Ma anche per delle ragioni storico-statistiche? Cosa intendi, scusa, con storico-statistiche? Nel senso che di questi, la serie 70, come dicevamo, ha 7 modelli. Loro hanno escluso la 70 per calibro, hanno escluso la 76 essenzialmente per costo, hanno escluso la 73 e la 74 perché hanno il caricatore da 10 colpi, hanno tenuto dentro la 71, la 72 e la 75 perché hanno il caricatore da 8 colpi. Però hanno anche detto che questa pistola sparava senza silenziatore e loro suppongono che questa pistola avesse una canna corta. Allora a questo punto dobbiamo escludere anche la 75 e rimarrebbero soltanto la 71 e la 72. L'unica differenza che c'è tra queste due armi è che la 72 ha due canne, lunga e corta, intercambiabili. Ah, ok. Però allora hanno fatto quest'ultima conclusione, hanno detto tra le due, siccome la rigatura non è mai cambiata e siccome la 71 costava meno, costava intorno all'epoca quando escono queste pistole, costano circa un decimo di una Smith & Wesson, quindi sulle 25.000 lire, e anche per il numero di pistole prodotte, l'orientamento è sulla 71. Però anche qui sta passando un aereo. Io abito vicino all'aeroporto. Ah, ecco, quindi era proprio un aereo, effettivamente. Quindi, giusto per dare un ordine di grandezza, di queste pistole ne vengono fabbricate più o meno 500.000. Di queste, 2/3 sono del 765, mentre 1/3 sono dei restanti 5, dei restanti 6 modelli. Di quei 6 modelli, quello che è stato venduto di più è il 71. Perché? Perché era una, queste sono pistole economiche. Beh, io ti dirò che quando ho letto qualcosa in rete, cioè scoprendo il numero che ne hanno vendute, mi sono impressionato, nella sola Toscana, scusa, cioè ne giravano una vagonata, cioè mi sono stato male. Eh sì, tante. Erano tante, sì. La cosa strana però è che... Se non mi sbaglio, circa 200 in Toscana. 200 di più? No, 200 è una cifra, probabilmente 22.000, credo che intorno a quella cifra che hai detto tu, Valerio, perché quelle periziate sono 450 più o meno. Ah, ecco. Ovviamente le periziate sono quelle che sono state o vendute, scusa se ti ho interrotto, in Toscana, o che sono transitate dalla Toscana, perché poi ricordiamoci che queste sono pistole da poco che spesso vengono acquistate, rivendute più o meno legalmente, magari fanno il giro del mondo. Dicevo, proprio in occasione di questo, dei delitti del mostro, penso sia stato fatto una sorta di censimento di tutte le pistole, certo, berette, certo,
Quindi se questa fosse stata censita, forse... Ma, Valerio, secondo me c'è un problema, però io qui vorrei che Marco mi correggesse. Noi possiamo anche aver identificato il numero di bancatura, noi possiamo anche aver identificato l'anno di produzione, noi possiamo anche aver identificato il lotto preciso delle cartucce. Il problema qual è? Che le parti distintive di una pistola, e queste erano tutte intercambiabili all'interno della serie, quindi non solo all'interno della stessa 71, sono, correggimi Marco, la canna. Io sto cercando di seguire, sì, sto seguendo il discorso per capire un attimino cosa vuoi. Il percussore, l'otturatore e l'espulsore. Quindi, assurdamente, io potrei avere anche due pistole che rimaneggio di volta in volta. Ma allora, guarda, Manuel, teoricamente è possibile, tu dici, sostituire le parti avendo due armi appartenenti alla stessa, diciamo, la stessa serie, sostituire, diciamo, le parti meccaniche come il percussore. Sì. Sì, teoricamente è possibile. Io, francamente, come già ti avevo detto oggi, non riesco a trovarne la motivazione, nel senso che nel momento in cui tu hai la cosiddetta arma del mostro, che comunque ovviamente è una classica patata bollente, nel momento in cui tu poi te ne vuoi disfare, te ne disfi per intero, perché comunque poi che succede? Tu puoi anche stare lì e cambiare il percussore dell'arma, e va benissimo, perché ovviamente su quel punto di vista ti sei tutelato, però rimane il problema della canna, rimane il problema dell'espulsore, rimane il problema dell'estrattore, che anche essi danno un tratto distintivo individuale, e quindi può indicare chiaramente che l'arma che ha sparato, certo, negli 8 duplici omicidi è quella. E senti Marco, se io li cambio tutti e quattro, li scambio questi quattro con una pistola pulita? Allora a quel punto il discorso cambia, però io ti faccio presente che attuare questo tipo di cosa, insomma, non è proprio un compitino semplice. Devi, a parte le canne comunque sono soggette a... Oddio, sì, già negli anni 80, perché negli anni 80 già erano uscite leggi sul terrorismo, quindi suppongo che se tu vuoi andare a sostituire la canna della tua arma da mostro con una pulita, tra virgolette, devi comunque devi denunciare questa canna che l'hai comprata. Perché... Ora, è chiaro che se tu non hai in denuncia, facciamo finta che Emanuele, per esempio, è al porto d'armi, però non ha tra le armi in denuncia una... insomma... una beretta della serie 70 e compra una canna della serie 70, insomma, sta cosa risulta strana. Certo, ma io faccio, ma magari se te fanno, io la prima la rubo, la seconda la compro, poi le scambio. Poi scambio, sì, le parti. Però è sempre il comprare quella canna lì, comunque risulta. Certo, no, ma non compro la canna, compro un'altra arma uguale. Ma perché dovresti fare questo? Scusa, tu compri un'altra arma uguale e sostituisci i pezzi, però poi con l'arma originale che ci fai? Con quella comprata? Ti rimane comunque un'arma senza canna, capisci? No. Poi dici, come no? Sì, perché se tu monti su quell'altra, la canna del cambio, però c'è sempre un'arma che c'ha la canna del mostro, capito che voglio dire? Certo. Però sì, ha un numero di bancatura che non è di interesse. Praticamente l'hai truccata, tu stai dicendo quasi sì. fai un trucco. Sì, perché cioè, se io ti esibisco una calibro 22 long rifle serie 71 con un numero di bancatura, facciamo finta, dell'83, quindi che inizia con una A, se ricordo bene, o con una B, meglio ancora, tu non me la pedizzi neanche, perché avendo visto, questo lo possiamo dire, che cosa cercavano loro? Loro cercavano una pistola che aveva un numero di bancatura abbastanza preciso. Non ho capito cosa vuoi dire. Sì, però prendi... rimane, ho capito, ma, tu dici... Omar è sempre in linea con noi? Sì. Sì, sì. Io volevo chiedere una cosa, Omar, se rimani un attimo in linea. Ma però la rigatura dei proiettili è sempre stata la stessa del 68, eh? Sì, però voglio dire una cosa. Per vedere se ho capito io. Ma non vuole dire, uno cerca, mettiamo una pistola beretta che inizia con la A.
quella con la appartiene al mostro. Lui cosa fa? Compra una pistola B e prende tutto quello che è sulla A, la mette sulla B, e tutto quello che è sulla B la mette sulla A. Ho detto bene? Quindi quando tu trovi la pistola B, non ci pensi proprio perché quella può essere la canna del mostro. Esatto. La tua è una pistola A, invece io l'ho messa sulla pistola B. È un modo, ho capito, l'hai mitizzato. Però ti rimane sempre un fusto di una pistola A, che comunque allora quella è un'arma non denunciata. Perché comunque però lui ti ha rubato. Se tu trovi la pistola A, trovi una pistola con una canna che non corrisponderà mai. Quindi tu puoi anche trovare la pistola A. Io se ho capito il discorso, eh. Sì, sì, no, ma Manuele ha fatto un discorso machiavellico, però effettivamente il discorso, Manuele, è lo scopo sia di questa operazione, quale può essere? Perché tu comunque poi a quel punto conserveresti anche la pistola A, quindi con tutte le componenti rimontate sopra, però per farci cosa, visto che comunque è sempre un'arma che... ho capito invece quello che vuole dire Emanuele. Io ho capito il discorso e la sottigliezza di quello che sta dicendo. Che tu o mi trovi A o mi trovi B. Se mi trovi B, manco in taghi. È un modo per... Mi ricordo poi la lettera rubata di Erika. Se trovi A, a quel punto è vero quello che dice Emanuele. Hai fatto saltare tutti i discorsi sull'esame comparativo. Cioè io ti trovo una pistola. Hai ti trovo tutto. È chiaro che sì. Perché questa è un'ipotesi che è stata ampiamente riconsiderata nell'ultimo anno. Allora, se così fosse, io mi aspetterei di trovare una pistola che ha una punzonatura di otturatore di percussore simile a quella del mostro, ma con un numero di bancalatura non idoneo. Non so se ho reso l'idea. Ma no, io ho capito, tu dici lui ha montato tutte le parti tra virgolette che scottano, le ha montate su una, diciamo, su un'arma pulita e sostituendo i pezzi. Molto Machiavellico, effettivamente. Però lui si potrebbe tenere la pistola non più nascosta in un posto segreto, la potrebbe benissimo tenere così, perché tanto... Perché c'è una cosa importante. Diciamo che il problema rimane sempre l'arma, tra virgolette, la prima arma, nel senso quella comunque non la puoi tenere comunque, perché è un'arma, tra virgolette, sparita, è un'arma comunque rubata, è un'arma che comunque non hai in denuncia, quindi in ogni caso va nascosta. Però, aspetta Marco, aspetta su questo, perché proprio tu, poi volevo fare una domanda a Omar perché l'abbiamo lasciato lì in sospeso. Io poi vi devo dire una cosa perché altrimenti... Aspetta, tenetevi un attimo queste... non vi scordate le cose che vi sto... Tu dicevi Marco che secondo te la pistola del mostro in realtà è una pistola legittima che lui in qualche modo ha ereditato, ha sempre avuto, non è un'arma rubata. No, io ho detto, era un'idea, mi pare. Non legittima, io ho avanzato l'ipotesi che potesse averla trafugata a un conoscente o a un parente deceduto dopo la sua morte. Un'arma denunciata. Sì, però il passaggio andava denunciato, nel senso, cioè, perché se io ho un nonno che ha una beretta della serie 70, quella è intestata a lui. Ovviamente se dopo la sua morte io me ne approprio, la faccio sparire, quell'arma sparisce e non risulta da nessuna parte che l'ho presa io. In ogni caso il mostro, tra virgolette, mostro chiamiamolo, si appropria di un'arma a cui non è possibile, che non è legata a lui, non è legata a lui in maniera, diciamo, ovviamente ufficiale. Poi magari ci sono dei collegamenti perché può averla presa, trafugata un amico, trafugata un parente, ma io ho sempre detto che la sua arma non è un'arma che lui ha in denuncia, sarebbe stato veramente... quello che volevo dire io, errore clamoroso. Tu parlavi di un'arma, cioè che è rimasta in famiglia, poi è deceduto il possessore, originale, è rimasto così, perché non c'era... C'è una domanda, no, sul... Nick dice, ma non era più facile nasconderla invece di fare tutto questo macello? Nick ha ragione, se no l'avrebbero trovato. Allora, Nick ha fatto un'osservazione pratica. Allora, io rispondo a Nick: sì, cioè il mostro, nel momento in cui finisce la serie omicidiaria, a quel punto prende un bel frullino, la taglia in 10 pezzi, e a quel punto ha risolto il problema senza stare a complicarsi la vita. Una cosa. Aspettate, c'è sempre Omar che forse, tra l'altro, se Omar è in linea, gli altri non possono telefonare, o sbaglio, Daniele? Esatto. Non è così, poi vi libero la linea. Che... No, ti volevo chiedere, tempo fa, io conosco Omar prima di conoscere tutti quanti voi. Sì, sono anni che ci conosciamo, ci conosciamo telefonicamente. Ti ricordi che una volta io ti chiesi, Omar,
tu mi facessi una piccola ricerca, come venivano vendute le berette negli anni 70? E mi pare che tu mi dicevi, io volevo sapere se quando ti davano la valigetta della beretta, c'era la beretta e c'era anche un secondo caricatore. E tu mi dicesti, mi pare, che chiedesti che c'erano valigette con un solo caricatore, cioè con un caricatore normale, c'erano altre che mi sembra che mi desti una risposta del genere, c'erano altre valigette che invece avevano anche il secondo caricatore, quindi non era proprio di serie, cioè non è che se andavi a comprare una beretta ti davano la valigetta e c'era per forza il secondo caricatore, però potevi avere, o non ti ricordi questa ricerca che mi avevi fatto? Allora, mi ricordo a sommi capi, perché sono passati anche diversi anni, Valerio, sì. Perché parleremo del 2012-2013. Io avevo fatto un po' un'indagine, però devi anche calcolare che i colleghi che hanno lavorato in quegli anni lì oggi sono tutti pensionati, sì, e tanti erano già usciti all'epoca. Oggi come oggi l'arma esce dalla fabbrica per andare dall'armiera in vendita con due caricatori. All'epoca mi pare che uscisse con un caricatore, però ecco, non mi ostino. Il problema è che non li vedo neanche mai. Dovrei parlare con gente che ha lavorato in fabbrica. Questa è una cosa interessante, Omar. Se ti riesce magari di parlare con queste persone, questo lo sappiamo. Il problema è che io sono entrato nel 2002, tanta di quella gente proprio non l'ho mai neanche conosciuta. Però allora io non mi ricordavo bene questo. Scusa Omar, una domanda, ma esiste un museo della beretta da qualche parte? C'è un museo interno alla villa di proprietà, che anche lo vedi in rete, ci sono le foto e il suo appuntamento è visitabile. Ci sono tutte le, questo non è un mistero, ci sono tutte le armi prodotte dall'azienda. E quindi lì tu l'hai visto questo museo, Omar? No, in tanti anni non sono ancora riuscito, ma solo per pigrizia. Allora hai il compito di andare a vedere il museo. Vai lì a Brescia, no? Il museo è a Gardone Valtrompia, perché a Brescia c'è un museo nel castello, ma delle armi risorgimentali, se non ricordo male. Ma io mi chiedevo, magari se la beretta c'ha un suo museo, anche che non lo so, magari come dici tu, un suo appuntamento, che ne so, non so se c'hanno tutte le armi che hanno prodotto, e quindi c'è anche questa famosa beretta calibro 22 bella nella sua custodia, nella sua valigetta, e lì vediamo se c'ha uno o due caricatori. Ma abbiamo il catalogo, Valerio. Ah sì? Sì. Hai un catalogo. Ebbene, allora dicelo tu, Emanuele. E cercavo di dirtelo. Non abbiamo fatto parlare. No, allora, in linea di massima, negli anni in questione, cioè tra il 58 e il 68, queste pistole hanno un solo caricatore. Ma aspetta, devo dirti questo: la serie 70 e la serie 71 vengono realizzate anche su richiesta in una variante particolare, o meglio in 10 varianti particolari, che sono argentate, dorate e quant'altro. Queste pistole qui, oltre a essere, come dire, galvanizzate, no? Questa parola può avere due significati, no? Galvanizza tutti, no? Queste pistole che venivano galvanizzate avevano il secondo caricatore, galvanizzato anche lui, ed erano in una valigetta. Le altre, di solito, tranne la 76 che era un po' la regina della serie, avevano una magra scatola di cartone che poi però è cambiata durante gli anni. Aggiungo l'ultimo particolare. A un certo punto la beretta realizza addirittura un kit di conversione per trasformare la 22 long rifle in una 22 corto. Vi ricordate l'avvocato a bevacqua? Ne hanno fatte di tutti i colori, gli aggaggoni. Insomma, era una pistola estremamente versatile, sì, sì, estremamente efficace, una pistola economica comunque, perché costava poco e quindi era affrontabile da tutti, e anche il munizionamento
se poi si usavano le fiocchi costavano ancora meno e erano alla portata di tutti. Una cosa importante che volevo dire, no? Perché voi sapete che io quando dico che non mi piacciono le fonti giornalistiche, non è che ce l'ho con i giornalisti, però io preferisco andare sulle carte. Ma assolutamente, ma non hai ragione, 100%. Allora, c'è una cosa importante che mi sono dimenticato di dirvi e quindi altrimenti il ragionamento che facevamo prima aveva poco senso. I periti ci dicono, e sono fiori di periti, quindi non sono Emanuele Andrea, perché Santander, quello che dice è relativo, ci dicono che l'arma del mostro durante la serie omicidiaria affronta nel percussore un percorso evolutivo comparabile ad armi coeve che hanno sparato migliaia di cartucce. Allora, se questa affermazione è corretta, e non ho motivo di dubitarne. Scusate, intanto Omar, c'è qualcos'altro da dire? No, vi saluto e vi ringrazio. Adesso ok, perché ci chiedono hai ragione, la linea. Ciao. Prendo un attimo la parola a Valerio per ricordare Avere di ripetere un attimo. Esatto. Ricordiamo. Un'altra cosa, scusami Daniele, noi siamo in diretta su YouTube in questo momento. Assolutamente sì. Ecco, vabbè, allora lo diciamo così se qualcuno... Allora, se... Aspetta, c'era Riccardo, doveva dire qualcosa. Allora, diciamo due cose. Innanzitutto il numero 055 24 77 985. Ovviamente c'è anche disponibile il numero per WhatsApp 347 83 40 042. Ricordiamo anche, perché non lo facciamo mai alla Notte del Mistero, di iscriversi al canale YouTube su cui siamo in diretta e su cui siamo sempre in diretta nelle varie trasmissioni della radio. Attivare quindi le notifiche e le campanelle in modo che quando ci sono le nuove dirette potete essere avvisati per tempo. Quindi iscrivetevi al canale, che è molto importante per questo. Grazie Valerio, a voi. Ah, un saluto velocissimo e grandissimo alla nostra Marianna che ci segue. Ah, un saluto a Marianna. Pronto? Sì. Ah, penso che l'avevi perso. No. Abbiamo interrotto Emanuele. No, vabbè, era cosa di poco conto. No, dì, continua. Oh, dicevo che, stando a quello che dicono i periti, l'usura del percussore della pistola del mostro risulta, osservando la modifica dell'impronta di percussione nei bossoli degli otto delitti, è tale da poter essere paragonata a una pistola coeva, quindi del 64-65, che ha sparato una migliaia di colpi. Allora, questo che vorrebbe dire? Vorrebbe dire che il nostro mostro... No, scusa un attimo, Emanuele, questo numero l'hai detto tu o c'è scritto qualche migliaio di colpi o un migliaio di colpi? Cosa c'è scritto esattamente? Adesso dovrei prendere la perizia io di No, perché qui, bravo, poi esatto, sono discorsi che poi andremo... Ma tanti. Non è l'usura di una pistola che ha sparato soltanto 70 cartucce, questo è il senso, no? Questo ci può stare, Emanuele, perché vedi, se noi consideriamo, adesso facciamo a livello puramente ipotetico, allora, le armi di calibro 22 sparano molto. La natura proprio stessa di questa cartuccia, che si configura perfettamente con l'attività sportiva, fa sì che l'attività stessa sia poco stressante. Quindi un tiratore, insomma, di medio buon livello spara tantissime cartucce nell'arco di un anno, magari. Quindi, ripeto, se noi consideriamo che l'arma ipotesi viene fabbricata 64-65, trafugata magari nel 67, magari nel giro di 2-3 anni può aver sparato effettivamente migliaia di cartucce senza problemi. Ecco, però i periti dicono che l'usura è costante nel tempo. Questo farebbe pensare... Okay. Questa però è una cosa che me la devo leggere bene adesso. Sì. Devo vedere quello che hanno detto loro, nel senso che... Emanuele, tu hai detto una cosa che ora questo che farebbe pensare... Però ho capito quello che vuoi dire. Te la finisco perché... Sì. Altrimenti mi strozzo. Questo farebbe pensare che il mostro non usava la pistola solo per i delitti, come noi abbiamo sempre immaginato, ma che ci si allenava anche con questa pistola, perché si è consumato il percussore nel tempo, lui da qualche parte doveva sentirsi libero di utilizzarla. Però mi hai fatto venire in mente una cosa che dicevo io, Emanuele. Questa è molto... Parli di questa pistola del fiume, di quale pistola parli?
Perché questo è il percussore, hai detto che ce l'ha tranciato, no? No, io sto parlando in perizia, i periti dicono, noi osservando l'evoluzione dell'impronta di percussione lasciata dalla pistola del mostro di Firenze sui boscioli espulsi in occasione degli 8 delitti in un arco temporale di 17 anni, noi la possiamo comparare all'usura di una pistola coeva fatta risalire al fine del 64, che ha sparato costantemente diverse cartucce, in maniera dire abbondante, nel corso di questi 17 anni. Non stiamo però mi fai venire in mente una cosa, che questa già Zuntini, quando fece la perizia del 68, se non sbaglio, parlò di una beretta usurata. Ma quello che merita un altro discorso, Valerio, poi non entriamo in merito alla perizia Zuntini, perché purtroppo del 68 parlo io, però sì, ma lì era, non era relativo al percussore, lì era un altro discorso, però lì secondo me non è stato, non era corretto, diciamo, questo ma io la penso come Marco. Quindi scusami Emanuele, se ho capito bene, nella perizia gli aderito hai detto, giusto? Ce ne sono tante di perizi, quindi c'è un po' da fare la summa. Comunque, da qualche parte i periti dicono che questa pistola, che ha questa dei delitti proprio, in base alla loro analisi, può avere un percussore, insomma, non dico usurato, ma che ha lavorato tantissimo. Ha un'usura compatibile con un percussore coevo che ha sparato, che è stato utilizzato nell'arco di 17 anni, di 20 anni, quello che è. Questo però riporta l'idea che potesse essere un'arma da tiro a segno, presa da qualche tiro a segno. Ma no, ma Emanuele fa presente, ci andava a giro. Esatto, ma lui ha fatto presente un altro discorso, lui dice non è... L'usura non è avvenuta prima del furto e quindi prima del primo omicidio del 68, esatto, ma nell'arco di tutti gli omicidi, quindi i periti notano delle differenze. Ah, quindi diciamo, scusami, Marco, se ho capito bene. Un delitto e l'altro significherebbe, se questo è vero, significherebbe che appunto, come ha detto Emanuele, il possessore dell'arma con quest'arma sparava, e sparava anche in maniera importante, non due o tre cose. Esattamente, allora io ho capito bene, Emanuele. Se tu prendi le cartucce di tutti i delitti dal 68 all'85, loro hanno notato che dal 68 all'85 questo percussore non ha sparato 70 volte, ma ha sparato migliaia di volte, o almeno centinaia di volte. Bravissimo, ha un'usura compatibile con una pistola coeva mediamente utilizzata per 20 anni. Perché avevo fatto un'ipotesi una volta, che ora hai parlato delle due pistole, no tu? Ma questa è una mia buttata, però è un'ipotesi, io no. Sì, però no, sai perché Emanuele? Io avevo fatto un'ipotesi, l'avevo fatta io, ne parlavo con Marco, dico ma questo potrebbe avere una seconda pistola, una pistola per uccidere, è una pistola per allenarsi, una pistola quella per uccidere segreta. È una pistola invece che lui ha regolarmente denunciato e ci va al tiro a segno ad allenarsi. Invece tu mi dici che è proprio questa pistola che risulta aver sparato tante volte. Però tornerebbe con... per rispondere alla tua domanda, no, costava talmente poco. Sì, però questo mi fa venire in mente quello che hai detto prima. Cioè che lui poteva aver avuto una seconda beretta regolare, quindi che tutti sapevano che questo magari sono anche andata a censirla, e poi questa beretta regolare che è stata già censita, lui la camuffa con quella per commettere gli omicidi. Cioè, in un certo senso ritorni all'intuizione che avevo avuto io, che lui poteva aver avuto un pistone. Ma se ne ha due, che motivo ha di camuffarne una? Cioè una la usa per andare a sparare e una la usa per incroci due bancature di epoche diverse, e quindi tu con la bancatura post 74 sei a posto. Quando ti fermano, che numero è la tua pistola? A
66553, via, andare, non ci interessa. Se ti fermano e la tua pistola invece è una 5 lettere o al limite un F con 5 lettere, alt, vediamo un attimino l'anno, perché un'altra cosa che non si sa, che sull'ebbretta di questa serie veniva inciso l'anno, quindi in prossimità del numero di serie della matricola, prima della brunitura, veniva inciso l'anno, a volte come numero romano, a volte come numero arabo, quindi lì non si scappava. Numero di questo, Emanuele, è un discorso molto machiavellico effettivamente, però questo indicherebbe, cioè vedi, la cosa che mi viene da pensare è che indicherebbe, cioè vedi, questo è un discorso... L'estrema sicumera del personaggio. Doveva avere un'ampissima conoscenza, queste sono nozioni che all'epoca insomma non erano proprio accessibili a tutti. Quindi per avere architettato una cosa del genere vuol dire che doveva sapere molto bene certe cose, insomma, non certo. Solo sul piano tecnico relativo proprio alla regolazione della serie 70 della beretta, ma doveva anche avere un'idea di quello che stavano cercando, capito? Allora, in parole povere, con tutto questo ragionamento escludiamo in automatico un Pacciani per farvi un così per buttarla lì, ecco. Non l'abbiamo mai preso in considerazione. Ne escludiamo tanto, niente, perché, insomma, come qui veramente è sarà contento Trinipet. Come Simone? Non sarà contento Trinipet. Però c'è, cioè, questa persona era troppo intelligente e specializzato. No, vabbè. Ma... Sì, cioè, non di merende, cioè, un Pacciani o un Bandi o un Lotti non potevano essere, ecco. Ma nessuno, ma ne questi all'epoca, no, insomma, può essere anche Topo Gigio, no? Molto competente, insomma, ecco. Appunto, magari, certo. All'epoca era difficile trovare persone così competenti, non era una cosa da poco, insomma, avere questa... Però Marco, io voglio dirti una cosa, l'anno era scritto, era impresso proprio vicino al numero di matricola, quindi tutto sommato. Ma, diciamo, allora, sai qual è secondo me poi la problematica? E questo che tu hai detto, a livello logico effettivamente, anche se machiavellico, è lineare. C'è però un problema, nel senso, vedi, che io adesso porto sempre le cose a livello un po' più pratico. Allora, innanzitutto personalmente ti dico io che un pochino di conoscenza della materia l'ho, ti dico io, per esempio, adesso faccio un discorso brutto, ma lo faccio. Certo. Se dovessi fare delle cose del genere, non utilizzerei mai un'arma identica a una che ho in denuncia. Perché? Perché, vedi, purtroppo la gente, quello che non sa, perché poi effettivamente si guardano CSI e quant'altro, e quindi sembra che poi quando va in questi laboratori tutto quello che avviene, avviene con precisione, senza margine di errore. Ragazzi, abbiamo una chiamata, un attimo. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, chi è? Sono un amico di Amilcare. Questo è Pasquale. Questo è Pasquale, non c'è versi. Bravissimi. Ciao Pasquale. Buonasera a tutti. Io vi ho ascoltato, vi sto ascoltando in continuazione e non sapevo neanche, siccome è molto interessante stasera la trasmissione, non mi volevo intrufolare, quindi vi saluto e basta. Ok, va bene. Ciao, grazie Pasquale. Ciao Pasquale. Va bene, vi saluto soltanto, poi il giovedì prossimo intervengo un poco meglio, va bene? Va bene, ok. Ciao Pasquale. Ciao Pasquale. Allora, stavi dicendo qualcosa tu, Marco? Stavo dicendo che l'esame comparativo, per quello che riguarda poi gli aspetti del suo discorso, l'aveva affrontato anche Marco Morini molti anni fa, è un discorso estremamente importante, perché l'esame comparativo, per quello che concerne poi le caratteristiche individuali dell'arma, quindi il saper distinguere un'arma identica a un'altra, no? Dello stesso modello, tra quella che ha sparato e quella che non ha sparato, non è così semplice come si crede. È un lavoro molto molto complesso ed è un lavoro che spesso purtroppo porta degli errori, cioè io vi posso assicurare che c'è gente che si è fatta 10 anni di galera perché gli hanno accollato omicidi, tentati omicidi,
commessi con la loro arma, denunciata o non denunciata, perché dagli esami comparativi risultava che quella era l'arma che aveva sparato, mentre invece era solo un'arma che dello stesso modello. Quindi, se tu sei il mostro di Firenze e un pochino la coscienza, insomma, non è che ce l'hai proprio pulita, se hai questa, diciamo, conoscenza, questa capacità di, insomma, di architettare tutto questo piano, ti rendi anche conto del fatto che se tu poco vieni messo nelle indagini, risulta che tu c'hai una beretta modello 70, non è detto che poi quelli, quando vanno a fare l'esame comparativo, anche se tu hai sostituito le parti, poi non salta fuori che quella è l'arma che ha sparato. Non so se mi sono spiegato, ragazzi. Purtroppo, perché vi posso assicurare che è successo questo, è successo tante volte. No, ma se io devo ragionare in questo senso, vi direi, io non farei mai una cosa del genere. Cioè, tu hai una beretta in 7,65 della serie 70, se devo andare a fare una strage, io prendo un'arma completamente diversa da quella che ho, così proprio a me non mi vengono proprio a bussare alla porta, tra virgolette, non mi vado a fare, insomma, il discorso che fa Emanuele è diverso, forse, Marco, se ho capito. Vabbè, se questa beretta, diciamo, come posso definirla, regolare, loro la conoscono, sanno che questo c'ha la berretta regolare, l'hanno già vista, non è la pistola del mostro perché hanno fatto questo censimento. E se ho capito bene, Emanuele, quindi su una berretta già conosciuta dai carabinieri, no? Lui fa questa operazione su una berretta che loro hanno già scartato. Sì. Giusto? Sì, Emanuele. sì, questa è la mia sensazione. Però questo implicherebbe, Valerio, che lui ha conoscenza del fatto che gli inquirenti cercano un'arma prodotta in quegli anni lì, cioè, capisci? Questo implicherebbe, se veramente fosse questo, cioè, che ipotizziamo che lui abbia fatto tutto questo patatrack di roba, cioè, questo implicherebbe che lui sa benissimo che loro cercano un'arma che è stata fabbricata nel 64. Ma questo lo so che si sapeva, penso, perché no, si sapeva, diciamo questo... che loro cercano un'arma fabbricata prima del 68. No, intendo dire, ora io non lo so come sono andate le indagini, ma coloro che avevano un'arma del genere denunciata non sono stati, comunque, cioè la polizia, sì, non ci sono, sì, andati da queste persone. Ma loro cercavano un'arma venduta prima del 68. Ovviamente, certo. Quelle che sono state comprate dopo vengono scartate. Appunto, loro sanno, però arriva la denuncia alla polizia che è stata acquistata un'arma simile a questa, che ti posso dire, nel 75, faccio per dire. Sì, ma lui la prima, come diceva, sì, Marco, sì. Diciamo che l'ha rubata. La prima sì, l'ha rubata, oppure, come dice Marco, ne è venuto in possesso in una maniera legale, ma allora si poteva un po' confondere. Poi ne compro un'altra. È quello che avevo pensato anch'io, lui magari compra una beretta uguale, ci si allena e fa quello che deve fare, e poi, come dici tu, quando smette la serie, ovviamente, quando ha deciso di ritirarsi, a questo punto fa lo scambio e quando vanno a cercare, ammesso che arrivino alla porta sua e bussano, dice: io c'ho una pistola, ma l'ho comprata nel 76, per dire. Certo. E ti dico: no, allora non è la nostra. Non ci interessa. Se invece dovessero trovare una pistola prima del 68 a casa sua, esatto. E la vanno ad analizzare, dice: esatto. No, questa sparano con questa pistola, esatto. Però non è le cartucce. Esatto. Ricordiamoci che l'anno di fabbricazione. Però scusa, ma si può fare inciso. Questo? Però scusa, Valerio, guarda che vogliamo considerare anche un'ipotesi, perché allora loro cercavano quest'arma anche prima dell'85. Certo. Quindi vuol dire che lui doveva stare lì a smontare e rimontare ogni volta. No, questo lo fa a fine, carriera. No, ma se, allora, questo gioco gli riesce solamente se loro poi non gli vanno a casa prima dell'85, allora. Perché se io arrivo e ti trovo comunque... Allora, il discorso è questo, no? Questo scambio deve avvenire ogni volta che lui decide di uccidere, se no non ha senso, perché se nell'81, 82 loro già cercavano quest'arma con caratteristiche, perché... Dimmi, scusa, ma... Questa ipotesi, ricordiamoci, è un'ipotesi, quindi non è che vogliamo creare una falsa certezza. Egli l'avrebbe fatta probabilmente nell'82. Ah, dopo Baccaiano, dici? Dopo Baccaiano lui acquista un'altra pistola e scambia le quattro parti identificative. Da quel momento in poi
la pistola che ha il numero di serie del 65 ma ha le parti nuove, quella lì può anche essere fusa, a lui non serve più. Lui rimane con la pistola che ha il numero di bancatura dell'82, che però ha le parti identificative del 65. Ecco perché io allora penserei in maniera molto lui, positiva. Tu dici, continua a uccidere tranquillamente, perché certo, anche se lui ha comprato una pistola, non solo a uccidere, nell'80 non ci vanno da lui. Non solo a uccidere, ma anche ad allenarsi. Perché se lo fermano, loro la prima cosa che fanno è, vediamo l'anno di questa pistola, che c'è scritto qua, 1982, benissimo. Numero di serie, B32323, ok, puoi andare, non ci interessa. Volevo fare una domanda a Marco ora che ci penso. Tu hai detto che io, scusa Valerio, dico una cosa a Manuele, sì, poi perché io ho fatto l'ipotesi, però tu sei l'esperto. Guarda, ma no, ma allora Manuele, a parte voi adesso ci penso un attimino bene, poi ne riparliamo anche in privato di questa cosa che hai detto. Però ricordati sempre che allora te l'ho detto, cioè tu fai un discorso lineare, per carità. Però non ho l'impressione che stai, allora innanzitutto stai sopravvalutando, cioè secondo me stai un po' sopravvalutando la conoscenza che questo individuo ha in questo, diciamo, in questa materia. Cioè il lavoro, il tipo di piano da sviluppare è estremamente machiavellico, come dicevo prima, oltre a richiedere insomma anche un certo, perché l'intelligenza sicuramente non gli mancava, però richiede anche delle ampie conoscenze sul piano tecnico. Perché ti assicuro che stare a smontare una canna di un'arma, nel senso di, allora non è tanto la canna, no, la canna lì era facilmente sostituibile. Lì il problema erano le parti, diciamo, allora non è soltanto un discorso meccanico, è un discorso proprio di esperienza sul campo, sulla materia, soprattutto sapere cosa stavano cercando. Perché come fai tu a sapere? Tu dici bene, ok, c'è scritto l'anno. Perché c'è scritto. C'è scritto. Però tu che ne sai che lui sapeva? Cioè, perché lui doveva sapere che cercava un'arma prodotta in quell'anno lì? Dice, ok, prima del 68, siamo d'accordo. Però, ripeto, non è detto, perché qui tu parti al presupposto che poi gli inquirenti seguono un certo tipo di percorso lineare nella ricerca. Ma non è detto che se tu sei un tipo strano e risulta che c'è una Beretta modello 70, della serie 70, loro non ti vengano a controllare uguale, perché magari non vedono che la matricola non corrisponde a quell'anno lì. Ok, sto tizio chi è? Che ha fatto? Hanno segnato il numero di targa? Se c'ha una Beretta 70 in denuncia, andiamocela a vedere ugualmente. Poi magari dopo si accorgono che la matricola non è corrispondente, giustamente come dici tu, con l'anno di fabbricazione dell'arma del mostro. Però intanto magari l'arma gliela sequestrano e magari l'esame lo fanno lo stesso. Perché le cose non sono mai così... A volte le indagini non sono così lineari come dovrebbero essere, capito? Secondo te possiamo comunque tenerla come ipotesi? È molto complessa come cosa. Io adesso, ripeto, ci voglio pensare un attimino, poi ne riparliamo un attimino in privato, però sì, per adesso perché io rimango, la perizia, rimango la prima perizia, la prima perizia comparativa che prevede le prove di sparo su 200 pistole è dell'84. Capito? Cioè, lì è il discorso, capito? 84. Se questo qui era uno che ipotesi poteva essere stato in qualche modo, poteva essere stato attenzionato prima, neanche quelli magari probabilmente neanche l'avevano fatto questo ragionamento all'epoca che hai detto tu, di andarsi a guardare solo quelle prodotte in quell'anno lì, perché magari quel discorso lì ancora non era uscito fuori. Quindi questo te lo confermo. Ecco, Beretta modello 70, individuo strano, match, bingo. Loro vanno a cercare dopo scusate, abbiamo una chiamata, sentiamo un attimino cosa hanno a dirci. Pronto? Pronto, buonasera. Sì, buonasera, chi è? Sono Amilcare. Eccolo, buonasera. Buonasera Amilcare. Avevo già chiamato. Sì, lo so. Pronto? Sì, dici, alza un po' la voce perché ti sentiamo un po' basso. Un secondo allora, mi sto allontanando. Volevo farvi partecipare di un'altra cosa. Sì. Una frazione di Vicchio,
Frazione Gracchia. Dove frazione? Nella frazione Gracchia. Sì? Il comune di Vicchio. Sì? Un'altra chiave importante. Potrebbe essere, dici, un... l'imbalsamatore di Vicchio. Gracchia. La Gracchia è su, sulla Pesciola, mi pare, no? Al confine. Io sono tanti al anni confine. Che sono spostato da lì. Non ricordo. E cosa volevi dirci? Cioè, la Gracchia ci potrebbe essere... un imbalsamatore. Sì? Che aveva fatto tipo uno zoo tutto, che era famoso per i bambini dell'epoca, perché c'era anche un elefante che era arrivato per una ricca famiglia del posto, che non posso nominare, e probabilmente questa persona era in stretto contatto con i personaggi della vicenda. Amica, è interessante questa cosa, amica. È interessante. Ti va di approfondire un attimo questo discorso? In sostanza, come ben sapete, se alcune tecniche che sono state imparate dal mostro per stai dicendo che ho capito bene che il mostro era il livello di questo famoso imbalsamatore, se ho capito bene. Da qualcuno deve aver appreso delle tecniche. Ah, sì, certo. È una strana coincidenza che proprio in un posto della zona ci fosse questa figura che era famosa negli anni 70. Da dove chiami, Amilcare? Da dove chiami? Chiamo dalla Lombardia. Ah, ok. Dalla Lombardia, ok, grazie. Ma io dove stavo, direttamente, stavo a Vezzano. Stavo a Vezzano, che è un'altra frazione di Vicchio. La mia famiglia a Vicchio? La mia famiglia. Ma di che anni stai parlando, scusami? Anni 60-70. 60-70? Sì. Ho capito. Ora, io non ti chiedo la tua età, però tu in quegli anni c'eri lì, ti ricordi qualcosa, eri piccolo, ero io non piccolo. So, non ho idea di quanti ero anni tu piccolo. Possa avere. Cioè, hai ricordo di questi delitti tu, del delitto del 74? No, no, assolutamente. Come? Assolutamente no. No, quindi forse... Oh, ricordi in che senso? No, no, tu hai detto che, se ho capito bene, i tuoi abitavano lì, a Vicchio, negli anni 60-70. I nonni. Ah, i tuoi nonni, scusa, avevo capito i tuoi genitori. No, no. Dimmi un po', amico, tu ci segui sempre? Sì, sempre. Ho capito, ti ringraziamo per questo. Perché stasera hai detto una cosa abbastanza interessante. Innanzitutto perché stai spostando l'attenzione su Vicchio, almeno per quel che mi riguarda, la soluzione di questo caso, come, non so se conosci le mie teorie, per me sono proprio a Vicchio. E c'è anche l'idea che questo serial killer potesse avere delle conoscenze magari rudimentali di imbalsamazione. E tu mi dici che lì era famoso all'epoca per i bambini piccoli. Ascolta, Michele, noi conosciamo questo imbalsamatore di cui tu stai parlando, quindi non si sta fare nomi e quant'altro, però perché tu ritieni che, cioè, è una tua idea, una tua ipotesi, oppure hai dei fondamenti per cui pensi che ci fosse un contatto? Hai parlato di alcuni soggetti particolari, no, con questo imbalsamatore, che hanno dei contatti? No, sono ipotesi mie. Connessione che ho fatto da solo. Hai fatto però non hai dei collegamenti, hai qualche collegamento reale, qualche notizia che ti è arrivata, oppure, ripeto, rimaniamo nel campo puramente ipotetico? Non vorrei passare per un pazzo, però... c'era così interessante invece, Amilcare, altro che pazzo. C'era addirittura una voce che correva, che nell'elefante che era stato portato da un nano
nobile famiglia dell'epoca del Congo, quindi molto benestanti, avevano sì, portato un elefante sì, morto. È vero questa faccenda. E l'avevano imbalsamato e si parlava addirittura che fosse stato nascosto all'interno dell'animale. Ma cosa fosse stato nascosto all'interno dell'animale? Ma chi è che sta ridendo, ragazzi? C'è qualcuno che si è sentito male. Cos'è questo rumore? Cioè, c'ho Pronto? Sì, sì. Non capisco più. Quindi niente. Tu ci stai dicendo che questo imbalsamatore era abbastanza famoso e ha imbalsamato anche un elefante. Sì. Ma di che anni stiamo parlando, scusa? Sembra gli anni 60-70, giusto? Sì. Questo lo so per certo perché me lo raccontava mio nonno, di questo elefante che era venuto dal Congo, di questa famiglia che io non so come abbia fatto a portarlo. Però ascolta Michele, una domanda, tu prima all'inizio della telefonata l'hai detto che questo imbalsamatore famoso aveva dei contatti con dei personaggi, giusto? Tu quindi hai un'idea di questi personaggi con cui aveva contatto, no? Che ha lanciato questo input che noi raccogliamo. La mia perché idea è sempre quella, è quella che ho detto l'altra volta. Quella che hai detto l'altra volta, ok, ho capito. Sì. Amici, non è che ci, se ce lo puoi dire. Però c'era una pettegolezzo di popolo che certo, furono nascosti all'interno dell'elefante dei feticci di persone mutilate e della pistola che non si è più trovata. All'interno dell'elefante. Sì, magari queste sono, come si dice, leggende un po' popolari che magari nascono nei paesi, poi, no? Magari questo era un personaggio che era un po' chiacchierato, forse, quindi magari poi nascono un po' questi, sai, no? Certo. Le leggende urbane, ecco. Può essere. Sì, sì, no, certo. Vabbè, poi fatto bene a raccontarci. Ritrovare questo elefante. I tuoi nonni erano proprio originari di Vicchio? Amico. Originari di Arezzo. Ah, originari di Arezzo, sono trasferiti a Vicchio. Sì. Ho capito. Una frazione di Cazzano. Ma tu hai occasione di andare più a Vicchio, non ci vai più? No. Non ci vai più? No. No, sai perché? Ti volevo chiedere se tu questo imbalsamatore l'hai mai visto, lo conosci, No. No, mi dispiace, ma non frequento più quelle zone. No. Scusa, però io ti voglio fare una domanda, poi se vuoi mi rispondi, se non no. Ti posso chiedere quanti anni avevi tu nell'84? Nell'84? Sì. 9. 9, ok, quindi eri piccolo, insomma, ho capito. Te la sei vissuta un po', diciamo, ho capito. Non l'hai proprio vissuta in maniera come dire, diretta tutta questa storia. Ecco, era per curiosità mia, solo per capire l'impatto poteva aver avuto, magari avendo dei parenti che abitavano lì. Però una curiosità, Amilcare, ma sì, cioè tu ci hai raccontato diverse cose in diverse puntate, va bene? Sì. Cioè, da dove sono derivate tutte queste cose? Anche qualche certezza che te hai espresso in trasmissione? Discorsi in famiglia. Ma perché? Cioè, in famiglia c'è qualcuno che conosceva bene questa faccenda, cioè il mostro di Firenze, o addirittura sapeva chi poteva essere? Ma questo non lo so, mio nonno è morto, Però una volta, Milcare, hai detto che secondo te c'era un carabiniere, un ex carabiniere che poteva essere implicato, giusto? Sì. Ma tu ne hai la certezza o lo hai solo sentito dire? Le ripeto quello che ho detto l'altra volta, se avessi la certezza ce l'avrebbero anche altre persone. Beh certo, quello va bene. Anche se non è detto, perché siamo a parlare oggi del mostro di Firenze, sono passati 50 anni al primo caso, pertanto le certezze a quanto pare ovviamente non ci sono.
Certo. Però scusami Amilcare, i tuoi nonni stavano a Vicchio, hai detto, giusto? In quel periodo. E quindi anche i tuoi genitori stavano a Vicchio? No. Ah no? Pensavo che i tuoi fossero nati lì, i tuoi genitori. Una storia un po' particolare. No, no, per carità, non vogliamo entrare nelle tue dinamiche private, insomma, che mancherebbe. Però Amilcare, io ho un dubbio, scusami, ma sai, io faccio radio e televisione da una vita, però non mi sembra una voce tanto giovanile la tua, cioè non mi sembra una cosa, una voce del 76 grosso modo, eccoci, 75, mi correggono. Pensare che ne dimostro 30 di persona. Come? Ne dimostro 30 di persona. Accidenti. Si vede che ho la voce. C'è un ragazzino praticamente. Sono del 75, 29 ottobre. Ho capito. Però nel 60, perciò te dovevi essere in quell'ambiente, cioè ne senti raccontare, insomma. Ma i tuoi nonni, come, ci puoi dire il cognome dei tuoi nonni, oppure no? Preferisci di no? Preferirei di no. Preferisti, va bene, preferisti di no. Ma tanto era solo, va bene. Sì, sì. Però se tu parli di queste vicende, cioè che se ne parli in famiglia, come diceva, mi pare, Daniele, vuol dire che, sì. Cioè, se ne, come mai parlavate di questi argomenti? Perché erano cose che turbavano parecchio mio nonno. E tuo nonno dove abitava, scusami? Lì alla Gracchia abitava? Si è trasferito in Piemonte. Dove? Non tu hai abitato a Vicchio per di Vezzano. La frazione di Vicchio, Vezzano. Ah, frazione di Vicchio. Non ho idea di dove sia. Ma per caso, scusami, ora ti faccio una domanda, poi mi puoi non rispondere. Ma tuo nonno era nelle forze dell'ordine? Sì. Sai perché te lo chiedo? Perché è nato ad Arezzo, a Vicchio, poi si è trasferito, sempre come uno, non so. Sì, era nelle forze dell'ordine. Come? Sì. Ah, quindi era nelle forze dell'ordine. Ma era un carabiniere? Sì. Ah. E quindi avrebbe partecipato alle indagini tuo nonno all'epoca, almeno nel 74, o non ce lo puoi dire questo? Non preferisco non esporre questa cosa. Però sai, questa è una testimonianza importante, pronto, che ci stai parlando. Pronto? Sì, pronto. No, sono io che sento un ritorno di pubblico, non so se lo sentite anche voi, fastidio. Sì, ho ragione. Tu ci stai dando un punto di vista di un carabiniere che in qualche modo si è fatto un'idea di questa faccenda, giusto? Sì, carabiniere in pensione. Certo, carabiniere in pensione. E ti posso chiedere, tuo nonno, se ti ha mai detto cosa... Non dico un nome, non penso che ti abbia fatto il nome di una persona, ma almeno che tipo di persona, secondo tuo nonno, questo assassino, per esempio, da dove veniva? Da Vicchio o veniva da altre? Era uno di Vicchio, di Borgo, del Mugello? O non gliel'hai mai fatto questa domanda? Io ascoltavo, non è che interagisco. Ma tuo nonno è sempre vivo? C'è sempre? No. Ah, mi dispiace. Grazie. Ma no, se Amilcare vuole, possiamo riparlarne anche in privato. Ma sì, è meglio. E come fa a parlare in privato con noi, Amilcare? Ci può lasciare il suo numero? Tramite Daniele, magari, così poi lo ricontattiamo magari con più calma. Vuole. Mi può chiamare domattina? Qua, tranquillo, dove sono? Che cosa? Non ci siano conseguenze. No, non ti preoccupare. Tra l'altro, scusa, Emanuele è lì, è Lombardia, vi potreste anche incontrare. Vorrei. Di dove sei, Amilcare? Lentate su Seveso.
Provincia di Como. Sì. Allora ti potresti mettere in contatto con te. Tu sei su Facebook, magari con un altro nome, con qualcosa. Sì. Chiedimi l'amicizia. Guarda, Amilcare, ti do il numero del WhatsApp di Daniele, della radio. Hai qualcosa da scrivere? Amilcare? Un attimo che... Va bene. Sì. Ti aspetto. Dimmi quando sei pronto. Quindi il numero, intanto spiego, il numero che ti darò, il numero di Daniele Bronzi qui dalla radio, il privato, e tu li puoi scrivere così puoi prendere il numero di Valerio o degli altri, va bene? Va bene. La cosa migliore secondo me sarebbe contattare Emanuele, perché Emanuele è già lì, quindi o sbaglio Emanuele? Quindi Emanuele lo puoi dire il tuo numero perché non ce l'ho. No, il numero magari in diretta. Ah, ok. Intanto facciamo che ti do il numero di Daniele, così sì. Tramite Daniele arrivi a Emanuele, va bene? A chiunque. 347 sì. 83 sì. 40 sì. 04 sì. 2 347 83 40 042. Perfetto. Esatto. È quello lì. Perfetto. Ascolta, Mick, se per caso trovi difficoltà che non vuoi, puoi usare questo numero, ma se tu ci dovessi ripensare, chiedi direttamente l'amicizia a Emanuele. O no, Emanuele? Ma certo. Ma su Facebook? Sei su Facebook. Tu ce l'hai Facebook? Si chiama Emanuele. Sant'Andrea. Sant'Andrea. Sì. D'accordo. Va bene. Amica, ti ringraziamo perché tu in qualche modo sei un personaggio che piace. Sì, assolutamente. Anche inquieti un attimino, però piace molto, no, ecco. No. È perché non posso parlare liberamente. Ma perché non puoi parlare, cioè, buttamela così, perché non puoi parlare liberamente? Non voglio turbare quelli che mi sono di fianco. Ho dei bambini. Ah, ho capito. Okay. È una questione di orario ora, vero? Sì, esatto. Ho capito. Va bene, ti metti in contatto con Emanuele. Con me direttamente o con Emanuele. Tanto sì, su Facebook ci siamo tutti, sia Valerio, sia io, Daniele Bronzi, sia Sant'Andrea, cioè ci siamo tutti, pertanto puoi chiederci l'amicizia. No, Sant'Andrea è tutto attaccato, giusto? Sì. Sì. Emanuele e Sant'Andrea, tutto attaccato. Okay. Comunque intanto hai veramente reso molto felice tante persone che ci ascoltano oggi. Vi ringrazio. Prego. No, grazie a te. Amilcare, scusa se mi permetto, sì. Amilcare è il tuo vero nome? No. Vabbè, lo sospettavamo. Ma però si può anche capire i motivi, insomma. Sì. Perché se parli di certe cose in maniera abbastanza profonda e conoscitiva, è ovvio che non è che puoi presentarti con nome, cognome, eccetera. È anche un po', fra virgolette, non so quanto, ma rischioso, ecco. Posso farti una domanda, Mister, prima che chiudi, se vuoi rispondere? È una domanda così, vaga. Tu che idea ti sei fatto di questa storia? Cioè, secondo te, chi potrebbe essere questo assassino? Non dico nome e cognome, cioè sei più su una pista sarda, su una pista paccianista, sei ecco. Più sulla nostra? Ma io sono sull'idea che c'era un personaggio principale e degli aiutanti o comunque qualche persona che sapevano anche prima. Quindi sei più su, diciamo, sei più sull'idea più paccianista allora tu? Cioè no, tu pensi che sia stato che uno del gruppo persone?
Pacciani faceva parte del gruppo, pertanto, secondo te? Qualcosa ha fatto anche lui. Qualcosa anche lui. Però, pertanto, il leader... Però non era la mente. Ok, pertanto, secondo le tue conoscenze, diciamo così, il leader non era lui, e nemmeno quello che colpiva. Secondo me è stato emulato da più persone che magari conoscevano e sapevano, e poi hanno emulato magari da soli in alcuni casi. Ma però, cioè, come si fa ad emulare in maniera così precisa, fra virgolette, secondo te, certe situazioni, certi... Perché cioè... hanno visto, hanno assistito a qualche delitto. Amilcare, sono d'accordo, però i tagli, le asportazioni e soprattutto la pistola era sempre quella. Come ci fanno ad essere degli emuli con la stessa pistola? Cioè, questo che manca, il collegamento principale è quello lì. Cioè, la pistola è una, e quindi abbiamo la certezza praticamente. Certo. Pertanto, se io voglio emulare un omicida, uso ovviamente un'altra pistola, perché io non la posso avere quella pistola lì, tu nemmeno, Tizio nemmeno, Simone che è qua con noi e Cusco Viola nemmeno può avere quella pistola. Pertanto la pistola è quella lì, e non posso emulare un duplice omicidio senza quell'arma. Assolutamente, è vero questo. Pertanto non ci può essere un emulo, c'è un omicida ben preciso, o perlomeno, mettiamola dal punto di vista dei paccianisti, un gruppo di persone che comunque usano quell'arma lì. Sì, esatto. Capisci? Perciò l'emulo crolla subito, immediatamente, perché la pistola non può essere la solita. Se la pistola è la solita, vuol dire che c'è qualcuno che se la passa, e se qualcuno se la passa, vuol dire che è lo stesso gruppo. Però le scissioni non possono essere identiche, o quasi, nonostante il buio. Certo. Capito? Certo, certo. Perciò l'emulo cade immediatamente. Capisci, Amilcare? Sì, sì, certo, è vero. Amilcare, che cosa ne pensi delle scissioni? Secondo te come sono state fatte? Se lo puoi dire, ovviamente. Non ne ho idea, sinceramente. Ok, ok. Oh, c'è Walter De Santis che dice le scissioni non sono identiche. Certo, le scissioni non possono essere identiche, perché cambiano i luoghi, la luminosità, il tempo di intervento, fra virgolette, in cui puoi intervenire in mosto. Pertanto l'intervento non può essere identico, non sei in sala operatoria. Certo, anche perché con tutta l'abilità che puoi avere, ma sei sempre al buio. E poi non è che stiamo parlando comunque di luminari della chirurgia. Esatto. Quindi... sono tecniche, scusate il termine, da macellaio. Esatto, sì. Io ho visto qualcosa. Ho visto qualcosa, e la tecnica è più da macellaio che da chirurgo, insomma. Non che se ne dica nei primi report, chiamiamoli così. Però io ho visto dei tagli veramente fatti. L'ho visti personalmente, perciò è una cosa veramente pesa. E non certo da bisturi, ecco, escludiamo il bisturi a prescindere. Certo. Amilcare, avrei una domanda a te, ma tu nei tempi dei delitti vivevi ancora qui, a parte negli anni 60-70? Cioè, anche dopo, quando sei andato in Lombardia o via da Firenze? Io non ho più saputo nulla, sinceramente non ho... È una cosa che ha fatto parte della mia adolescenza, se ne parlava quotidianamente in casa e conoscenti, quindi voglio dire.
La mia seconda domanda, tu avevi 6 anni quando la prima volta sentivi del mostro di Firenze e delle cose che erano successe. Non glielo so dire, circa, sì. Ah, non ti ha fatto una tremenda paura? Assolutamente sì. Era questo il motivo perché sei andato via da... Ma la paura era più l'inquietudine di vivere in una zona dove non ci si fidava più di nessuno. Di nessuno. Poi con le storie dei bambini, sicuramente da bambino avevi tanta paura, vero? Certo. Era questo il motivo perché appena adolescente o magari maturo, a 18 anni, 19, te ne sei andato? Io non ero già lì, però ci andavamo ancora occasionalmente. Quindi sei andato via con i genitori? Sì, sì. Ah, ecco, ho capito. Amilcare, per una curiosità, perché ne parlavano spesso in casa? Cioè, per dire, anch'io ero abbastanza giovane, va bene, poi insomma è un'età in cui io facevo sesso in giro con le ragazzine dell'epoca in capanni di caccia, cioè in macchina mai, perché questa cosa qua mi terrorizzava. Certo. Però a casa mia non se ne parlava di questa cosa qua, cioè si poteva fare un accenno quando c'era stato, no, un duplice omicidio, però ecco, finiva lì. Te stai dicendo, Amilcare, che in casa tua se ne parlava spesso. Ci sai spiegare il perché? Perché mio nonno era inquietato parecchio da questa cosa, perché aveva delle sensazioni. Tuo nonno, scusami? Aveva delle sensazioni forti riguardo l'eventuale colpevole e gruppo di amici. Ho capito. Ed era una cosa molto vasta che lo turbava, infatti lui si è congelato. Ho capito. Però insomma è abbastanza... Amichele, scusami, scusa Daniele se ti... Prego, se... vai Valerio, vai. Ma tuo nonno, quindi si è trovato in qualche modo, come carabinieri intendo, coinvolto in questi delitti del mostro o in uno solo? O in più di uno? Non me lo so dire. Non me lo sai dire? Questo non glielo so dire. Vabbè. Però ecco, sì, qui stanno chiedendo come si fa a portare un elefante in Italia, però vabbè. Quello, il potere delle famiglie benestanti, anche io me lo sono sempre chiesto, però l'elefante c'era. No, c'è un mio cliente, aveva un leone impagliato in casa, perché il babbo era cacciatore, stava in Africa tante volte, ma però era un leone, pertanto è un gattone, è un grosso gatto, ma un elefante, ragazzi, si parla di metri, insomma. Voi avete detto che siete al corrente dell'esistenza di questa persona. E non so se quindi voi sapete che c'era proprio come uno zoo, aveva fatto questa persona, uno zoo nel paese di animali imbalsamati, ed era un'attrazione per tutti i bambini del posto che andavano a vederli. Questi avevano fatto tipo un parco all'aperto, aveva un grosso capannone questa persona. Ma dove? A Cavriglia? A Gracchia. Come? A Gracchia, la fazione Gracchia, la fazione di Vicchio. Io non ho mai sentito, personalmente non ho mai sentito parlare. Simone? No. Valerio? Della Gracchia dici? Sì. O dell'impersonatore? Sì, io sento parlare sia dell'uno sia dell'altro. Ah, ma che aveva tipo un parco con questi animali imbalsamati? Sì, sì. Ah. Ma compreso un elefante, cioè un elefante è tanta roba, poi ingombrante, è parecchio ingombrante. Ma quanti erano a lavorare lì?
Non ne ho idea, non ne ho assolutamente idea. So che questa elefante mi raccontavano che era arrivato dal Congo, mi ricordo solo questo, e che poi c'era sta leggenda urbana, come avete detto voi, che certo, addirittura furono nascosti dei fetici, perché questa persona era in qualche modo collegata, ma non direttamente, nel senso che probabilmente, almeno non sono a conoscenza. Ma questa persona misteriosa della quale parli, Amichele, non so se è un'idea tua oppure di tuo nonno, ma questa persona di dove era? Era del Mugello? O questo non lo sai? Ma l'imbalsamatore? Sì. No? Non lo so. Tu hai parlato di una persona misteriosa che potrebbe essere dietro a tutti questi delitti, no? Sì. Una specie di personaggio in ombra, che però magari era il vero leader. Ma questa persona, secondo te, almeno secondo quello che ti poteva aver detto tuo nonno, era della zona del Mugello, o non hai nessuna idea di dove potesse essere? Non ho nessuna idea, sinceramente. Nessuna idea, va bene. Io purtroppo non so, ci sono altre domande di qualche cosa per sentito dire, ma non ho la presunzione di sapere. Certo. Non ho sentito, riporto discorsi. Ok. Vabbè, allora io per ora vi devo salutare, che devo mettere l'ultimo. Certo. Ok. Vabbè. Grazie. Amilcare, richiamaci, perché le persone sono molto interessate a sentire quello che hai da raccontarci. D'accordo. Grazie mille, buona grazie serata. A voi. Ciao, Amilcare. Buonasera a tutti. Buonasera. Grazie anche a te. Allora, ora non mi ricordo più dove siamo un po' persi. Sì. Ah sì, una domanda ce l'avevo per Marco, la sono tenuta. Ha detto Emanuele che il percussore è stato tranciato, no? Sì. E volevo chiedere a Marco, ma tranciare un percussore lo si fa appositamente o si può anche spaccare? Insomma, la domanda è questa. Siccome lui nell'85 smette... un'ipotesi, ma non credo che sia quella. Allora, una domanda intelligente, Valerio, perché anche non sapendo, diciamo, non avendo magari conoscenze sulla meccanica delle armi, però ha intuito il percussore per le cartucce anulari con innesco anulare, come quelle appunto le 22LR utilizzate dal mostro, ha un problema, nel senso se può danneggiarsi, è più soggetto ovviamente a danneggiamento rispetto a quello che è un percussore, diciamo, che va sulle percussioni innesco, diciamo, sulle cartucce che hanno l'innesco centrale. Perché? Perché può sbattere contro l'otturatore, quindi se vai a scattare a vuoto, il percussore si può rovinare. E infatti, qui poi torniamo, adesso io dovrei capire bene che cosa dicono i perini in relazione, perché mentre questo è quello che mi ha riportato poi Emanuele, dicendomi che questo percussore poi dava segni di usura, manifestava segni di usura tra un delitto e l'altro, quindi evidentemente però bisogna capire un attimino bene che cosa significa questa cosa. Sicuramente i periti, se hanno detto questo, avranno fatto un'analisi di un certo tipo. Comunque sì, il percussore di un'arma semiautomatica in 22LR può essere soggetto a danneggiamento. Tranciatura è un altro discorso, nel senso, e appunto tranciatura bisogna capire, ma allora poi ecco, tranciare in percussore. Cioè, se ho capito bene, gli mancava il percussore a questa pistola. Allora, no, c'era due terzi. Ecco. Ecco, la mia domanda era questa, Marco. Due terzi, insomma, Si può rompere senza... Cioè, un percussore lo rompi intenzionalmente o si può anche rompere così? Allora, il percussore bisognerebbe, ripeto qui, se no è un po', scusate se faccio questa metafora, è un po' come parlare del sesso degli angeli, nel senso che purtroppo bisognerebbe vedere poi questo percussore nello specifico per poter dire che cosa eventualmente sia successo. Quello che posso dire è che sì, il percussore che, diciamo, batte sulle cartucce a innesco anulare può danneggiarsi.
se si parla di un ovviamente di tranciature, se c'è una limatura, una fresatura, insomma il discorso è diverso, è chiaro, cioè, insomma è lampante. Poi però Marco, se mettiamo una pistola, il mostro mi si rompe il percussore, ma lo posso cambiare o devo buttare la pistola? No, il percussore può essere cambiato. E anche questo, diciamo, devi smontare, ovviamente devi saperla smontare e rimontare, però sì, il percussore può essere cambiato, nel senso devi acquistare il pezzo. Ecco, e la mia domanda era proprio qui. Quando acquisti, tu mi hai detto che se cambi la canna ci scatta una denuncia, insomma. Cioè la canna sì, è componente. E il percussore? Dunque, il percussore no. Sento un rumore infernale sotto, non so cosa sia. C'è un rumore in sottofondo, chi è? Tu calcola, Valerio, che adesso, almeno gli ultimi diciamo, decreti che erano usciti in merito, mi sembra, neanche un caricatore di 8 o meno colpi va denunciato. Prima sì, adesso era uscita... Se non hanno cambiato nuovamente questa cosa, era uscita una legge appunto che prevede che il caricatore non vada denunciato, quindi i percussori, finché parliamo di parti essenziali d'arma da fuoco, il percussore è una parte importante dell'arma, però è una parte che può essere sostituita, diciamo. Il discorso poi è diverso per quello che riguarda l'otturatore, per quello che riguarda la canna, insomma il discorso è diverso, lì andiamo su già delle componenti. Però sì, il percussore può essere sostituito e può essere, certo, devi andare, non so, nel senso, bisogna sempre considerare poi i tempi che erano, quindi... Nel senso, adesso magari ovviamente è un mondo differente, no? Rispetto a quello degli anni Ottanta, in cui insomma non c'era la possibilità. Lì se volevi un percussore di un'arma specifica dovevi andare da un armiere o da un armaiolo e ordinarlo, quindi prenderlo da lui, chiaramente, e fartelo anche montare, se non eri in grado poi di farlo insomma per conto tuo, ecco. Questo è il discorso. Pronto? Chi è? Valerio, ciao. Valerio, sì? Mi senti? Ciao, Stefano. Sì, Stefano. Sì, Stefano, ciao. Ciao Stefano. Ciao Manu. Ciao Stefi. Scusate se interrompo così, però non è mezz'ora che aspetto e non c'è stata la possibilità, io volevo salutare tutti. Ecco. Grazie Stefano, grazie. Stefano, hai seguito un po' la trasmissione, hai potuto seguirla? Sì, un pochino, l'ho seguita un po' a pezzettini, diciamo. Ho sentito Amilcare l'ultima parte. Che opinione sei fatto tu di questa pistola della quale parliamo? Allora, io sono sincero, è un campo che per me è un po' è difficile, perché la pistola è una cosa che non ho mai approfondito, quindi sinceramente non ho un'idea specifica, però credo, almeno senza entrare nei dettagli, che dopo l'85 questa persona se ne sia liberata. E non penso che se ne sia liberato lanciandolo in mezzo a una strada o buttandola dentro un fiume. Ci sono altri sistemi per lui, secondo me, più semplici. Però questa è una mia idea. Però, questa è una domanda che ci siamo posti. Però è anche vero che nel 99% dei casi dei serial killer l'arma che viene utilizzata diviene un feticcio da cui non separarsi. Sì, ha ragione, scusa, ha ragione Daniele, però nel mio caso penso che lui nell'85 sia stato veramente sfiorato dalle indagini, quindi lui se ne debba per forza aver liberato, capito? Quindi difficilmente è una pistola che viene lanciata lungo una strada o buttata dentro un fiume. Nel mio caso lui avrebbe avuto delle soluzioni più semplici, ecco, a portata di mano. E noi facevamo un sacco di ipotesi
Stefano, su questa pistola trovata lì avanti. In ogni caso, comunque è stata trovata una pistola. Sono due loghi molto interessanti ambedue. Esatto, esatto. Tu dici sia quella di, della Ronda, sia l'altro del... Sì, di... sì. L'altro dov'è di preciso, Stefano? Questo E Tavernelle è vicino a San Casciano, giusto? Sì, abbastanza. Perché siamo a Tavernelle, ci sono diversi posti che si chiamano così, ora non so quale Tavernelle. Tavernelle Val di Pesa. Quindi sì. Guardo un po', siamo nei due luoghi. Ma infatti l'arma è stata trovata esattamente a metà strada fra i vari luoghi, eh? Capito, eh? Valerio? No, è andata via la voce. No, è andata via. Ah, dicevo che l'arma è stata trovata esattamente a metà strada fra i luoghi dei vari delitti, più o meno. Sì, ma poi lungo un cordolo di guardarel, come se questa pistola fosse stata gettata, ecco, lungo dalla macchina in corsa. Ma magari è stata ritrovata da un parente. E infatti questa cosa che stai dicendo, Daniele, ora... Si parlava di questa pistola del Bugello, poi vedi, ne spunta sempre... Ne parlavamo con Valerio di questo aspetto, Daniele. Sì, cioè, se questa pistola, ipotesi, ora non parlavo di questa di Tavernella, ma l'uno o l'altra è differente. Cioè, ora, una cosa è buttarla in un fiume, una cosa è buttarla dove un guardarelle di un'auto, di una superstrada. Mi pare strano che uno butti una pistola lì. Comunque, lì è stata trovata, ho capito male, è stata trovata su una superstrada questa. Sì, sì. Sì, sì, sì. È strano, no? È proprio strano. Cioè, è strano che la gente si liberi di pistole in un modo così strano. Ma, però si diceva, poniamo che sia l'arma del delitto, o l'uno o l'altra, ma io penso più a quello della Ronda per il semplice fatto che è stata buttata in un fiume. Poi sappiamo che quella è una pistola compatibile con quella del mostro. Questi Tavernelle non lo so. Non lo so se è una Beretta calibro 22, modello 70, non lo so. A canna lunga, a canna corta, non ho idea di questa pistola. Se, non so se voi avete notizie migliori delle mie, io non lo so. Dicevo, se fosse la pistola dei delitti, perché se la ritroviamo comunque... buttata da qualche parte. L'idea era che lui non l'avrebbe buttata forse mai, perché come ha detto Stefano, forse l'avrebbe smontata, no? Forse l'avrebbe, magari l'avrebbe smontata pezzo per pezzo e se ne sarebbe liberato in questo modo. Sì, Valerio, diciamo che io credo, come ho già detto, che durante tutto il periodo in cui deteneva quest'arma deve aver avuto un nascondiglio estremamente, che lui considerava estremamente sicuro. Nel momento in cui lui se ne vuole disfare, lo fa in un certo modo, quindi è plausibile che l'arma potesse essere smontata o addirittura ridotta proprio in pezzi, in modo da essere poi ovviamente non collegabile con i delitti. Una domanda, l'asta guida molla arrivata in procura poteva essere di quella pistola lì? No comment. Ecco. Tu dici quella però ai tempi di Pacciani. Esatto, esatto. Arrivò l'asta guida molla in procura. Io mi appello al quinto emendamento. Se poi Emanuele vuole parlare, facesse lui. Io nella sentenza d'appello, quella che ha assolto Pacciani, sì, mi sembra che ne affrontano questo problema i giudici della strada guida molla, e mi pare che dicano che questa asta guida molla trovata avvolta in uno straccio, lo straccio sicuramente apparteneva a Pacciani, però questa è un'asta che non si può dire che appartenesse per forza a una Beretta, poteva appartenere a qualsiasi altra pistola, che montavano aste più o meno simili. Se ho capito bene, mi pare che la sentenza si esprima in questo modo, per cui non la consideravano una prova contro Pacciani, proprio perché non poteva. Ma io mi ricordo che era compatibile con la Beretta. Diciamo, quello che avete detto assolutamente confermato dalle perizie. Le perizie vanno anche oltre, nel senso che collegano
Questa è una cosa che è rimasta un po' in ombra, perché come al solito tutto quello che è... però c'è una perizia che accompagna un po' questa storia e che cerca di identificare l'autore della lettera che viene, diciamo, che viene scritta in allegato all'asta guida molla. Cioè? Che non mi ricordo io? Cioè, a un certo punto, giustamente, si chiedono, ma quest'asta guida molla, nello straccio preso da casa di Pacciani, sì, ma chi l'ha inviata? Quella è una bella domanda. Allora, siccome c'è una lettera di accompagnamento, perché ricordiamoci che quest'asta guida molla non arriva così, arriva con un biglietto, e questo biglietto indica un posto preciso dove andare a cercare la pistola. Ora, questo posto preciso è un posto che era sicuramente frequentato da Pacciani, e che è un posto talmente preciso che poteva essere noto dal Pacciani o da qualcuno molto vicino a lui, molto vicino a lui. Ma la famosa cascina abbandonata dove andò il Lotti e infilò il braccio dentro il buco nel muro? No. Qui siamo al podere di Lugliano. A un certo punto qualcuno si accorge che però tra le varie lettere anonime ce n'è una che ha una calligrafia molto simile, e viene chiesta una perizia. La perizia ovviamente non è esaustiva al 100%, certo, però dice: la prima lettera, quella scritta il 20 settembre dell'85, è molto simile a quella che invita a cercare la pistola del mostro fornendo l'asta guida molla, e andava a cercare proprio al podere di Lugliano. Voi sapete, no, la lettera di cui sto parlando qual è? È la lettera in me la notte non finisce mai. Sì. Ora, là dove interviene un perito, ubi maior minor cessat, quindi noi dobbiamo prendere per buono quello che ci viene detto e non cercare di sostituirci noi al perito, no? È come se io cercassi di fare il lavoro di Marco o di Valerio. Certo. Ci sarebbero pistole che si inceppano e pazienti che muoiono. In questo caso io la devo prendere per buona. E allora forse, se questa perizia è giusta, vuol dire che chi ha scritto la lettera in me la notte non finisce mai, del 20 settembre 85, è la stessa persona che poi invita gli inquirenti ad andare a cercare la pistola del mostro nel podere di Lugliano. Io in questa storia non ho certezze, ho soltanto tanti dubbi e tante domande. Le certezze sono veramente poche. E infatti siamo qua apposta. E quindi... Vuole intervenire Simone, cioè Letrusco Viola, sì. Vai. E chissà che non sia anche la stessa persona che si autodefinì il cittadino amico, a cui io ho dedicato un video. Gli anonimi sono interessanti, Simone? Qui ho dedicato un video e che... E tra l'altro cercò di tutto affinché si rispolverasse la pista sarda, no? Sì. Hai fatto un video su questo? Lui ha fatto un sacco di bei video, anche uno molto bello su Fosco Fabbri. Quello dell'81, sì. Le scampagnate. Scampagnate notturne. Infatti volevo chiedere a Simone, perché purtroppo quel pezzo di verbale è andato, come dire, bagnato. Se lui aveva notizie... Che una volta andavano perduti, ora vanno bagnati. C'è sempre qualche birbaccione. Fantastico, Manuel. No, se lui aveva avuto modo di approfondire, visto che è da quelle parti, quali potevano essere eventuali amici o contorni di questo Fosco Fabbri. Personaggio sicuramente singolare.
No, io non ho poi approfondito, cioè, certamente, cioè, ci sono diverse cose che appunto fanno molto pensare, no? Questo fatto che a un certo punto se ne va via, mi pare, poi rimane solo Spalletti, no? Sì. Ma c'è chi dice invece che non, in realtà non rimase solo lo Spalletti, insomma, no? E di poi Guardoni, questa... ce n'è più di uno. No, poi mi ricordo queste telefonate, no? Lui che dice non posso parlare perché sennò mi fanno fare la fine di... Ma non solo, prese tutta la famiglia e la fece andare via, lo Spalletti. No, lo Spalletti veniva contattato la famiglia di Spalletti. Sì, era però che riceveva le a un certo punto lo Spalletti fece andare via moglie e figli, non si sa dove, perché evidentemente sentiva minacciato. Ovviamente, telefonate. Poi tutto, non so se ci avete fatto caso, ma questo personaggio, io do per contato che il personaggio che telefona sia sempre lui, no? Certo. Allora, c'è un filone di film, il famoso giallo all'italiana, no? Sì. Che va più o meno dagli anni 60 fino alla prima metà, sì, la prima metà degli anni 70, in cui era ricorrente il telefonatore minaccioso, no? Cioè, che era ovviamente poi dopo commetteva dei delitti magari atroci, no? Ecco, secondo me questo tizio, insomma, al cinema ci andava spesso e volentieri, no? Sì. E non solo fin dal 68. E non solo al famoso Universale. Fin dal 68, penso io. Dal 68, cioè non solo al famoso Universale de sé che tu Bronzi conosci bene. Molto, sì. Ma non solo quello. Diciamo che così faceva molto uso anche dei media, dei mezzi di comunicazione dell'epoca, no? Perché all'epoca ovviamente non c'erano telefonini. No, non c'erano, però diciamo che lui aveva già imparato come sfruttarli. Non c'erano i videofonini, c'erano i famosi telefono a gettone. Ecco, si potrebbe parlarne di questa cosa, del famoso telefono a gettone. A gettone. Cioè, che se tu non avevi gettone, non so se potevi chiamare la polizia il 113, non mi ricordo. A gratis no. Il gettone ci doveva essere sempre il famoso il gettone. Ci doveva essere. Cioè, ti rendi conto? Vabbè, insomma. Cioè, a me mi toccava chiamare i vigili urbani col gettone perché me lo schianto con macchina. E poi veniva restituito il gettone, non mi ricordo. Sì, sì, sì. Se era il 113... Sì, infatti era così. Infatti era così. Mi sembra che prima... avevi bisogno di un gettone quando c'erano le cabine anche per fare un numero di emergenza e quei telefoni invece che sono usciti dopo invece no, in quel caso come quelli oggi puoi fare il numero di emergenza senza gettone, senza schede, senza niente. Vero, finalmente. Ma a parte ora nessuno più usa le cabine, vabbè, ormai. Però ha fatto venire in mente una cosa, in effetti, ora che Simone, è una cosa alla quale non avevo pensato. Se nell'84 questa famosa telefonata anonima che viene fatta alle 4:28 del mattino... dal Farini? Sì. Sì, dal Farini. Se viene fatta una cabina telefonica aveva necessità per forza di un gettone nell'84, mi sembra di sì. Penso ci fossero già le monetine. Le 200 lire, mi pare. Sì, le famose 200 lire bronze. Sì. Bronze. Invece nel 74 no, però. No, lì serve il gettone. Nel 74 c'era solo gettoni. Solamente gettoni. Sicuramente. Quindi se lui avesse fatto questa telefonata nel 74 da una cabina telefonica, dovrà aver avuto un gettone. Vabbè che siamo alle 6:30 del pomeriggio, quindi magari si era organizzato, si aveva già pensato di fare questa telefonata. Alle 4:30 del mattino invece
Sì, vabbè, se c'erano già i soldi era diverso. Sì, magari uno si organizzava e ne aveva proprio tanti per le esigenze, Valeria. A quei tempi, purtroppo, non essendoci altro metodo, magari uno doveva per forza avere un po' di gettoni da parte, perché eventualmente poi... Qualsiasi... Parte il gettone, mi ricordo, che te lo davano anche come resto. Sì, quindi 200 lire, Valeria. Sì, sì. 200 lire, sì. Che ricordi, eh? La voglia, purtroppo, ahimè, i giovani non sanno di cosa stiamo parlando. Ragazzi, poi... siamo arrivati alla fine però, eh? Sì, certo. Ora, non so se questa trasmissione forse è stata molto monotematica su questa... È stata molto tecnica, come ha detto Simone. Sì, appunto, come dice Simone, forse è stata molto tecnica. Noi, però ecco, se io posso intervenire, io purtroppo non mi intendo per niente di balistica, no? Però ho notato un fatto, come dire, curioso, no? Allora, il mele, tra le tante cose che disse, un'infinità di roba contraddicendosi svariate volte, no? Riguardo alla pistola, disse di averla gettata nel vingone, no? Esatto, sì. Nel vingone, ecco. Non mi ricordo se cambiò versione su sto fatto, ma mi pare di no. Sì. Cambiò versione anche lì. Ecco. Disse che l'aveva ridata al Vinci. Comunque andarono a dragare, a scandagliare il greto lì del vignone. Ovviamente. E non trovarono nulla, va bene? Esatto. Questa pistola che è venuta fuori nel 2016, dove appare in riva un torrente, insomma, no? Allora, sì. Una sì. E la seconda no, però. Nella siepe. Parliamo di questa trovata. La trovata ronta, sì, vicino a un torrente. Quella ronta vicino a un torrente, allora, sì. E chissà che il tizio si sia divertito così a buttarne una, tanto per... Perché ovviamente... Per continuare a depistare. Il personaggio è una così. Suggestione legata al 68, giusto? Sì, no, ma il personaggio, allora, se l'ha presa... Allora, c'è quel famoso film, mi pare, di Cesare Ferrario, vorrei sbagliare. Sì. Ecco. Prodotto negli anni 80, in cui praticamente all'epoca Cicci, no, vede compiere il delitto da qualcuno del gruppo sardo, no? Sì. E il mele getta via la pistola e lui la raccoglie, no? E comincia poi la serie di delitti omicidiale, certo, in serie. Quindi, ma i proiettili? I proiettili? Sono sempre quelli. Sono sempre quelli lì. Certo, dice lo Spezzi. Però comunque il film dice questo. Aspetta, abbiamo l'ultima telefonata, sentiamola. Pronto? Zona Cesarini. Pronto? Sì, pronto. Buonasera, allora, chi è? Buonasera a tutti, sono Fabio da Forlì. Ciao Fabio. Ciao. Intanto volevo fare i complimenti a tutti e volevo ringraziare appunto per quello che fate, insomma, per le informazioni che ci date. Grazie. Allora, quello che volevo dire è questo. Io ho fatto un mio piccolo studio, una mia piccola analisi, diciamo, amatoriale, sulle auto coinvolte nei delitti. Sì. E ho trovato questa cosa qui, diciamo che... Scusate un attimo che mi devo spostare. Ok. Sono partito praticamente dai modelli delle auto coinvolte e cercando di capire le dimensioni, l'altezza dei finestrini, un po' come è stato fatto per il delitto di Giogoli. E ho, diciamo, trovato questo, diciamo, che... Secondo me si potrebbe partire dai modelli delle auto, che sono una delle poche cose che abbiamo di certo nella serie degli omicidi.
e da questo ricavare poi, come dire, le misure a livello di fotogrammetria, le misure della scena del crimine, per poter poi fare una ricostruzione 3D, grafica, realtà virtuale, quello che si vuole, certo. Insomma. E ho trovato che è tutto un campo da esplorare, mi pare, almeno. Volevo chiedere questo agli ospiti. Però ecco, le auto, che, cioè, quali dimensioni di ambiente possono dare? E soprattutto quali auto? Cioè, teniamo conto che nel 70-80 la 6 volumi era quella più diffusa, tipo una Fiat 131, una Regata, l'Alfa Romeo, qual era? Sì, non la, no, Giulietta, ma un altro modello. No, no, io parlo proprio dei modelli, diciamo, degli 8 omicidi, praticamente. Ah, delle auto, pertanto delle vittime. Esattamente, esattamente. Diciamo, non tutti gli 8, perché ad esempio... Vabbè, lì c'è una Panda, c'è una Ritmo. Esatto. C'è, esatto, diciamo, una Fiat 127, erano tutte auto da per virgolette operaio. La Giulietta, sì, 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 era un po' più, la Giulietta, diciamo, era quella da più ricchi, va? Medio alto livello, esatto. Esatto, esatto. Che è quella del 68, pertanto sì, la prima. Io sono partito da questo presupposto, cioè note le misure di queste vetture, noi possiamo stabilire diverse cose, diciamo, a cascata, con dei programmi. Ad esempio ho usato un programma di ritocco fotografico per capire ad esempio l'altezza dei finestrini di queste vetture e quindi l'altezza ipotetica della posizione dello sparatore. Oppure, che ne so... Scusa, ma questo è uno studio che hai fatto o uno studio che vorresti fare? No, un piccolo studio che ho già fatto per conto mio. E per mia curiosità. Cosa ne è venuto fuori? Ho trovato, diciamo, diverse... diciamo, ho trovato un range di altezze di questi finestrini che può eventualmente dare qualche indicazione a livello statistico. Ma sai, la Panda, la 147 e la Ritmo avevano tutto lo stesso chassis di fondo, e poi c'era scritta una macchina sopra, cioè il pianale era uguale, pertanto anche l'altezza fra ammortizzatori e tutto il resto era molto simile. Sì, 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 esatto. Però dico, appunto, mettendo assieme questi rilevamenti, diciamo, fotogrammetrici, comunque queste rilevazioni, queste, sì, misure, mettendole assieme alle foto dell'epoca, ai video dell'epoca, si potrebbero sovrapporre, come ad esempio ho fatto io nel caso di Giogolo, ad esempio ho sovrapposto le foto dei fori sui finestrini con una, ad esempio, un disegno grafico, cioè una rappresentazione grafica del pulmino Volkswagen, sì, e ho ottenuto, appunto, anche in questo caso delle altezze che sono leggermente diverse da quelle che vengono riferite sia dal, diciamo, da alcuni libri o comunque da polizia scientifica, che poi sono quelle poi più precise, ad esempio. O ad esempio il caso di Signa, il caso di Signa, in cui si dice che lo sparatore abbia agito attraverso il vetro del finestrino anteriore sinistro aperto per circa 3-4 centimetri. A quel punto l'altezza della pistola è praticamente stabilita intorno ai 125 centimetri. Sono tutte misure che comunque messe assieme possono dare qualche indicazione, secondo me, soprattutto se unite a foto dell'epoca, video, diciamo, una sorta di ricostruzione digitale, comunque, riuscire a fare una ricostruzione digitale della scena del crimine. Però 125 centimetri, pertanto il soggetto più di 1,70 non era. Queste sono tutte valutazioni poi che andrebbero fatte in seguito, questo in base a... Però no, facci il calcolo dalla spalla, vai su, cioè più di 170 non era. Questo non lo so, sono calcoli che non ho fatto e che non mi sono azzardato a fare perché non è la mia materia. Diciamo, ho cercato di capire il modello esatto di tutte le vetture coinvolte, quindi per sapere esattamente le misure di tutti i modelli. Di lì poi sono ripartito per tirare fuori queste misure. E quindi ho visto, certo, ad esempio, che l'altezza dei finestrini varia da un minimo di 89 centimetri da terra
fino a un massimo di un attimo solo che ce l'ho qui il dato. Fino a un massimo di 163 centimetri nel caso del Volkswagen, del perché, vabbè, il furgone era più alto ovviamente, pertanto il doppio del finestrino di un'auto. Diciamo che digitalizzando le scene del crimine in base, partendo da questo dato univoco e certo che è alla misura della macchina, possiamo provare ad esempio l'altezza, che ne so, dei fori nei proiettili della Fiat 147 di Baccagliano. Sì. Diciamo, l'inclinazione del parabrezza della stessa vettura, quindi capire da un punto di vista balistico, certo, quanto può essere, diciamo, credibile il fatto che lo sparatore avrebbe sparato, che ne so, quando l'auto era in piano o quando l'auto arriva alle ruote nel fosso. Chiaro. Perché cambia anche l'inclinazione del parabrezza, diventa molto molto più inclinato. Sono tutte cose che secondo me andrebbero integrate. E ho fatto anche l'esempio in questo mio piccolo studio del cosiddetto teatro virtuale 3D che ha la polizia scientifica. Certo. Loro mettono assieme tutti questi dati e ne creano una sorta di scena del crimine virtuale, ricostruibile e rivisibile e rivedibile ogni volta che si vuole, e da cui si possono trarre tantissimi altri dati a cascata. Sì, questo però ora segnalare. Parliamo dei tempi fra virgolette moderni, pertanto dal 2000 in poi, perché prima questo non era possibile, non c'era, esattamente, non c'era la grafica 3D, anzi, no, per avere un rendering ci voleva due giorni, insomma. Esatto, sono nuove tecnologie che secondo me andrebbero sfruttate oggi con i dati che abbiamo, forse sì, pochi, però mettendo assieme foto, filmati, testimonianze, misurazioni, certo, cartografia, topografia, tutto quello che si vuole ci si può mettere dentro per ottenere comunque una ricostruzione il più fedele possibile e comunque da cui si possono trarre informazioni utili. Ecco, questo volevo segnalare. Ok, va bene, ti ringraziamo. Niente, grazie a voi. Grazie Fabio. Grazie. Ciao. Ragazzi, siamo arrivati alla fine, però c'era Deborah Ponzio che aveva fatto una domanda a Sant'Andrea a cui non è stata data risposta e io non me la ricordo più. Me la ricordo io però. Vai. Aveva chiesto come faceva Emanuele a dire che quella foto della quale ha parlato nell'ultima trasmissione che abbiamo fatto insieme, come fa a dire che sia una scena, cioè che quella foto è stata scattata sulla scena del crimine e nei giorni in cui sono avvenuti gli omicidi? Ecco. Ma Emanuele nel frattempo è andato via. No, sono qua. Ecco. No, in realtà io... Siamo in attesa della risposta. In realtà io... La risposta alla prossima puntata. Ecco. No, in realtà io non ho detto questo. Io ho detto che questa foto, a quanto pare, è stata scattata sulla scena del crimine, immediatamente dopo la scena del crimine, e pare essere allegata al fascicolo del delitto. Quella è la famosa... Emanuele, ti riferisci alla foto con l'automobile col tipo appoggiato? Sì. Ah? Sì. Ok. Mi chiedevo se qualcuno conoscesse la storia di questa fotografia. Difficile. Anche perché bisognerebbe capire da quale archivio viene fuori, chi ha fatto la foto, se era della città o della nazione, per farti un esempio, e andare a cercare il fotografo, cosa che oggi è molto, ma molto improbabile, ecco. Ma magari qualcuno riconosce i personaggi nella foto, perché l'auto è particolare. Sì. E una Tevolumi sportiva che assomiglia molto all'auto. È una Lancia Fulvia. Esatto, quella è. È una Lancia Fulvia. E chi ce l'aveva all'epoca? Questo non... è da qui che nasce il dubbio, però ecco, non è che partiamo dall'assunto che questa foto sia genuina. Noi partiamo dal presupposto di dire questa foto, intanto chiediamo se è genuina,
Poi, nel caso in cui lo fosse, vorremmo capire se effettivamente, come sembra, è stata scattata nei pressi del delitto e soprattutto se è stata scattata successivamente al delitto. Io ho ricevuto anche un messaggio di una persona che mi ha detto no, questa è la foto di un matrimonio. Questo mi sento di escluderlo, perché nessuno andrebbe a celebrare un matrimonio sulla riva del Dingone. No, difficile, è improbabile. Quindi i dubbi rimangono. Sì. Però è chiaro che questa... Aspetta, c'è Simone. Un momento però. Guarda, Villa Castelletti è molto bella. Anni fa ci andai per un evento, non mi ricordo nemmeno di cosa si tratta, ma è anche suggestiva, insomma, no? Perché perciò ci può stare a un matrimonio, una cosa del genere? Sì, sicuramente. Molto bella Villa Castelletti, e anche il luogo del delitto, insomma, c'ha un certo fascino. Ecco. Diciamo, ovviamente il Vingone non è che, come dire, un torrente così, che c'ha molta attrattiva, però tutto il resto... Sì. Sì. C'è anche un campeggio. Però lì non se siamo non a Villa Castelletti, lì inquadriamo praticamente la casa con le finestre che ride. Insomma, un posto molto triste dove andare a celebrare un matrimonio. Però Emanuela, ti puoi immaginare magari amanti della musica dark, questi tipi qui che gli piace un ambiente del genere? Ma alcune persone sono in ciabatte, come se fossero appena uscite di casa. Ah, ok. Non penso, cioè io scarterei l'ipotesi del matrimonio sulle rive del Vingone. Io credo che quella foto, se è all'interno del fascicolo del 68, e perché è stata scattata, è inerente al delitto. Poi, ecco, perché lo sia, qui rimane un punto di domanda. Ed è quello che volevamo capire. Anche perché sembra, mi diceva il Dibe, che quest'auto sia di due colori. Sì, dalla foto sembra. Però, come al solito, noi abbiamo dubbi, perché se avessimo tutte le risposte, non saremmo qui. Però in effetti la foto sembra che la macchina sia bicolore. Sì. E torniamo sempre a un certo personaggio, con la macchina bicolore. Come? Torniamo sempre a un certo personaggio con la macchina bicolore. Però lui aveva la Flavia. Però era, si poteva confondere il frontale. No. Secondo me sì, ma comunque quella della foto è una Fulvia, quindi la domanda è: ma chi è quello? Perché quel personaggio lì assomiglia a un altro personaggio che entra in questa storia. C'è? A chi? Questo non lo possiamo dire. Non si può dire, ok. Preferirei arrivarci all'inverso. Ok. Perché se suggeriamo il nome è finita. La vedo così. Vediamo se qualcuno lo riconosce, ci dice quella macchina che poi era molto particolare, Eddie. Vediamo. Noi abbiamo una lista con una serie di personaggi che sono interessanti, no? Ok. Ragazzi, siamo arrivati alla fine. Ok. Perciò... Io purtroppo ho perso la connessione per un po' e non ho sentito tutto il discorso di Emanuele, mi sono riconnesso ora tramite il cellulare. Vorrà dire che senti la replica. sì, infatti. Vabbè, no, per dire, mi dispiace, ho perso questo... Sono cose che già sai, Valerio. Vabbè, succedono. È la tecnologia. Lo so. Ci sentiamo giovedì prossimo, Valerio, poi vedrai Locandina, organizzazione e tutto. La Vera voleva dire qualcosa. Prego, Valerio. Soltanto grazie a tutti gli ascoltatori che ci hanno chiamato, che ci seguivano. E innanzitutto, chi non è ancora iscritto su YouTube,
lo può fare gratis in ogni momento che vuole. Sarebbe gratis, meno male. È gratis. Non è la Rai. Grazie. Non è la Rai. Non è la Rai. Nemmeno Mediaset Play. Grazie di avermi ospitato e prego, buonanotte a tutti. Salutiamo il grande Cusco Viola, cioè Simone, grande, che è stato con noi tutta la puntata. Grazie per il grande. Io ho letto, perché vabbè, poi io ho ripreso in mano, fra virgolette, chiamiamolo il caso, pochi anni fa, ho scoperto che te sei praticamente, risulti il papà dei mostruosi degli anni 2000. Sei stato il primo a interessarti, o perlomeno uno dei primi. No, semmai sono uno dei primi a iniziare il giro dei luoghi del delitto. Ecco. Però lì ho avuto lo spunto da un certo, era un utente, si chiamava un utente YouTube, Dario Crime, no? Sì. Che girò un video a Travalle, tra l'altro con una musica tutta particolare. E infatti io gli rivolsi anche questa domanda, ma dove hai trovato questa musica, no? Però misteriosamente non mi ha mai risposto. C'è un video... E lui è sparito? C'è una musica inquietante, però assolutamente, come dire, adatta, no? Per il tipo di video, appunto. Certo. Senza alcun commento. Niente. Verbale. Nulla. No? Senza voce. Però per tutto il video c'è questa musica, no? Inquietante. E questa musica, infatti, se voi inserite nel campo di ricerca, se inserite nel campo di ricerca Travalle Dario Crime, vi viene appunto. Io l'ho già sentito dire. Questo video particolare che, come dire, ha contribuito a suscitare in me l'interesse per questa maledetta storia. Vabbè. Comunque, se posso preannunciare, vorrei fare un annuncio. Ma visto che... no, siamo qua, voglio dire. Da tanto tempo e così penso di realizzare questo video riguardante le misteriose telefonate, no, che hanno accompagnato tutto il caso. Che hanno accompagnato tutto il caso, no? Da quella del, appunto, del 15 settembre 1974, in cui si diceva andate a cercare lì, no, che c'è la borsetta, fino a quella, forse la più misteriosa di tutte, la famosa telefonata, no, quella che ricevette della Monica, che aveva un telefono ipercontrollato, no? Cioè proprio, e gli arrivava la chiamata lo stesso. Sì, di un certo, mi pare, Gianfranco, no? Arrivò, c'è il video, anche lì c'è il video su YouTube, con una trasmissione, mi pare, di RTV 38, con il famoso avvocato Vieri Adriani, che racconta tutta questa storia. Cioè, la cosa incredibile è che tutti sono... Cioè, un telefono controllato, gli arriva la telefonata di... No, e lui racconta questa storia tranquillamente, e poi a un certo punto mi pare il conduttore dice, ma scusi, ma dove ha trovato? Dove ha trovato tutte queste informazioni, tutta questa storia? Dice, è agli atti, gli risponde, no? Però nessuno ne aveva parlato, pertanto nessuno ne sapeva nulla. No, diciamo, la cosa non era stata, come dire, pubblicizzata. Più diramata, diffusa più di tanto, capito? Okay. Cioè, ma è forse la telefonata più clamorosa di tutta questa storia. Cioè, c'è sempre il gran finale, no? Sì, il botto c'è sempre stato. C'è sempre il gran finale, però non viene mai alla fin fine non serve a succo. Non si arriva mai a capire chi è, insomma, certo. No, non si arriva mai, anche se, insomma, questa trasmissione veramente, come dire, si parla di arma, no? Poi alla fine è venuto fuori il botto di questo Amilcare. Sì, esatto. Questa storia qui dell'imbalsamatore, francamente, soprattutto della famiglia, appunto, facoltosa che ordinava addirittura l'elefante, esatto, imbalsamato. Queste realizzazioni imbalsamate, francamente, non le avevo mai, nemmeno io avrei voluto rivolgergli una domanda, cioè se il nonno carabiniere conosceva qualcuno della famiglia Pettini, però cioè, lo sentivo un po'
come dire, titubante, va. No, più che altro, insomma, non poteva dire più di tanto, diciamolo così, va. C'aveva cioè, esatto, il freno a mano tirato, esatto. E non è la prima volta, ecco. Capito? Va bene, perciò ringrazio il nuovo Simone che è stato con noi, la vera Griezmann, Valerio. Grazie mille. Grazie, grazie, buonasera, buonanotte a tutti. Poi Emanuele. Ciao ragazzi, buonanotte. E poi, oddio. Marco. Marco. Ma io mi scordo sempre. No? Marco. Sto rincoglionendo, vabbè, pazienza, via, succede. Valerio, attendo la e prossima. Stefano. Buonanotte, buonanotte a tutti. Grazie buonanotte. A voi. Buonanotte. Attendo la prossima locandina perché sono curioso di vedere cosa imbastisci. Io non so perché, ma ho la sensazione che tu mi stia guardando. E allora ascolta, la gente qui ti chiama mostro, maniaco, belva. Ma in questi anni credo di aver imparato a conoscerti, forse anche a capirti. E so che tu sei soltanto il povero schiavo di un incubo di tanti anni fa che ti domina. Lo so che il passato ti ha insegnato il sospetto, la diffidenza, ma in questo momento non ti sto mentendo e non ti mentirò. E anche dopo, se quando deciderai di liberarti di questo mostro che ti tiranneggia, tu sai. Anni credo di aver imparato a conoscerti, forse anche a capirti. E so che tu sei soltanto il povero schiavo di un incubo di tanti anni fa che ti domina. Lo so che il passato ti ha insegnato il sospetto, la diffidenza, ma in questo momento non ti sto mentendo e non ti mentirò. Tu sai come...